Buonasera, buonasera. Buonasera. È tutto più o meno pronto per una nuova puntata di Propaganda Live. Parleremo di quanto è accaduto questa settimana, di quanto sta ancora accadendo. Lo faremo con tanti ospiti, tra questi Michele Serra, la musica di Meg, tra poco qui, Propaganda Live. La sette. Benvenuti alla puntata numero 23 di questa quarta stagione di Propaganda Live. Cominciamo con gli applausi della Propaganda Orchestra, quest'oggi composta da Roberto Angelini alla chitarra, Gabriele Lazzarotti al basso, Fabio Rondanini alla batteria, Daniele Coffi Rossi alle tastiere. Un applauso a Constanza Reuter, la Germania. Un grande applauso a Tettino 7 a Paolo Celata. E a seguire dalla stampa Francesca Schianchi. Un applauso al direttore dell'Espresso Marco da Milano e un applauso alla genialità e colori ricci di Marco D'Ambrosio. Marco. Ok, più o meno. Allora, un'altra settimana passata, un'altra settimana di governo Draghi è passata, nonché diciamo, sì, più o meno, sono stati fatti i sottosegretari e di questo parleremo abbondantemente. Aumentano le zone rosse, siamo all'inizio, sembrerebbe, della terza ondata, ora non si capisce bene quando ne finisca una e inizi l'altra. E è stato ucciso l'ambasciatore italiano, carabinieri di scorta, autista che accompagnava, ne parleremo durante la puntata. Super spot, 60 secondi, torniamo qua tra poco. Di solito forse c'è un altro giretto, però va bene. Allora, dicevamo, prima ho quasi dato dei titoli, è brutto dire così, ne parleremo abbondantemente di quel che è accaduto. Rimaniamo al governo. No, fatti questi sottosegretari, c'è tutto questo gioco di comparazione col governo precedente, quindi era meglio quello di prima, però questo c'ha Draghi, però questo c'ha Draghi. Ora bisogna capire quanto questo valore aggiunto da avere Draghi giustifichi tutto il resto. Appunto, a me è un concesso che sia un valore aggiunto, per alcuni non lo è nemmeno, ma di questo e di tanto altro ci parlerà Marco da Milano. Please on stage! La settimana piena del governo Draghi è stata un po' la prima vera settimana del governo. Mario Draghi, prima del giuramento, prima dell'incarico e anche, come abbiamo visto la scorsa settimana durante il dibattito sulla fiducia, è stato trattato come un semidio, ma che dico, diciamo pure un dio, un padre eterno sceso in terra, oppure un marziano, un alieno, un ET. Insomma, qualcosa che non appartiene, che arriva dal cielo e non appartiene a questa terra. E questa è la settimana in cui ha messo i piedi sulla terra. E nella terra degli uomini intanto c'è appunto stato lo scontro sui sottosegretari e sul manuale Cencelli che tutti citano ma nessuno ha veramente letto. Eccolo qua, questo è il manuale Cencelli, che poi peraltro non è un libro ma sono dei numeri, sono delle tabelle complicatissime. Correnti democristiane sottocorrenti. L'unica copia del manuale Cencelli, cioè quello è il manuale Cencelli. Esatto. È il manuale Cencelli. Massimiliano Cencelli, lo salutiamo. E insomma, lui dice che si fanno i calcoli, poi se non c'hai abbastanza ministri c'è l'elemento compensativo che sono i sottosegretari, e in questo caso è stato rispettato la lettera: 39 sottosegretari, 11 dei 5 Stelle, 9 della Lega, 6 del PD e di Forza Italia, poi uno di Noi con l'Italia, uno di LeU, uno di Più Europa,
e uno di Centro Democratico, che poi sarebbero i marxisti per Tabacci, e infatti finalmente Tabacci è sottosegretario. Poi, come dicevi tu, c'è stato tutto il gioco delle compensazioni, si è andato a vedere il chi entra, il chi esce, Molteni all'interno che aveva insultato la ministra Lamorgese. Poi ci sono gli autentici geni, perché insomma Manlio Di Stefano e Carlo Sibilia sono stati nel Conte 1, nel Conte 2 e nel Draghi. E chi potrà più dire che sono dei cittadini prestati alla politica, dei dilettanti? Sono dei professionisti, perché Cencelli si scappella di fronte a loro. Poi c'è Rossano Sasso, che ha celebrato, sottosegretario all'istruzione, che ha celebrato l'anno di Dante associando la Divina Commedia a Topolino, tutto sommato non ha neanche tanto sbagliato. E poi c'è questo Draghi che non parla, Draghi sta zitto, e Salvini invece parla tantissimo. Ricordano un po' quella vecchia battuta, sempre Prima Repubblica, quando si va in chiesa De Gasperi parla con Dio e Andreotti parla con Sacrestano per cercare i voti. Ecco, Draghi parla con i leader europei e Salvini parla con i giornalisti. E qui cito un altro grande della storia del giornalismo sportivo, ma non solo, Gianni Brera, il lodo Maradona. Il lodo Maradona cosa ti dice? Che tu puoi essere il dio della pelota in terra, ma se un brocco ti leva la pelota, tu sei il dio della pelota in terra, sin pelota. Allora, Draghi scende a terra dal cielo, ecco, non diciamo che ancora gli hanno tolto la pelota, perché non è così, però vorremmo che Salvini avesse meno la pelota tra le gambe, insomma che Salvini tacesse un pochino di più. Nella terra, in questa terra degli uomini, Giorgia Meloni ha incassato una solidarietà pressoché totale per le frasi vergognose che le sono state rivolte. Adesso magari in cambio lei potrebbe dare la solidarietà alle donne della Regione Marche, che sono quotidianamente insultate dal capogruppo di Fratelli d'Italia in quella regione, che è governata da un presidente di Fratelli d'Italia. Gli uomini fanno le regole, le donne devono accudire, benissimo. E poi, se proprio volesse ancora fare un passo avanti, potrebbe firmare la proposta di legge di iniziativa popolare del comune di Sant'Anna di Stazzema, teatro dell'eccidio nazista nel 1944, proposta di legge di iniziativa popolare che mira a condannare e a punire più gravemente chi diffonde contenuti fascisti o nazisti, soprattutto sulla rete. Si firma fino al 31 marzo, pensiamoci. Nella terra degli uomini c'è il Covid, come dicevi tu Diego, oggi è la giornata in cui sono scivolate in zona rossa, in zona arancione alcune regioni, c'è il DPCM che si proietta già verso la Pasqua, e insomma avvertiamo l'aria della terza ondata. E soprattutto ieri al Consiglio europeo, il primo di Draghi, si è parlato molto di vaccini, e insomma dopo tanto parlare l'Italia e di sbattere i pugni sul tavolo, io ho avuto l'impressione che Draghi si sia fatto sentire su due punti, insomma. Le slide di Ursula von der Leyen, lui ha detto, ma qui queste proiezioni non ci rassicurano per niente. E poi ha detto, ma se le aziende farmaceutiche sono inadempienti, le dobbiamo punire. Sono banalità, ma su queste banalità si gioca tutta la politica europea e gli stati europei, che sono molto indietro rispetto ad altri, sulle vaccinazioni. Intanto oggi in Italia abbiamo toccato 96.974 morti, andiamo verso i 100.000. E non lo ricordiamo mai abbastanza. Nella terra degli uomini c'è il lavoro che manca e c'è il lavoro sfruttato. Le piattaforme Glovo, Uber Eats, Just Eat e Deliveroo sono state condannate a una multa di 733 milioni di euro e soprattutto ad assumere 60.000 ciclofattorini, quelli che chiamiamo rider, entro 90 giorni. È una sentenza storica. Grazie alle indagini della Procura di Milano, il procuratore capo Francesco Greco ha detto: è il tempo di dire che sono schiavi e quindi devono essere trattati come cittadini, cittadini che lavorano. Nella terra degli uomini oggi si parla di chiudere le scuole. Il governatore della Campania De Luca, che è sempre il primo ad arrivare su questi punti, ha già annunciato che chiuderà tutte le scuole. Mi ha molto colpito
un sondaggio pubblicato dalla Stampa e commentato da Alessandra Ghisleri, che dice che il 40% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni non hanno speranza nel futuro, cioè non vedono nessun orizzonte di futuro. E sì, nella terra degli uomini la speranza ci manca, e mentre ci muovevamo in questa terra è arrivata la notizia dell'omicidio di Luca Attanasio, di Vittorio Iacovoni e di Mustafa Milambo, che era l'autista del convoglio. E in quella terra si combatte, si muore per qualcosa che abbiamo nelle nostre tasche, il coltan con cui si fanno gli smartphone, le telecamere, i microchip, anche molte apparecchiature mediche. In quella terra da cui si estrae questo materiale si combatte e si muore per una filiera che arriva a noi. Oggi ho letto la lettera di Donata, che è una missionaria del centro missionario di Reggio Emilia, che era arrivata nel Kivu sabato, e proprio sabato ha conosciuto Luca Attanasio. Oggi ha scritto una lettera e dice: non so che cosa sia successo, so che dobbiamo rispettare la complessità, non fingerci esperti dai divani italiani, informiamoci senza cercare scorciatoie. Luca Attanasio era un diplomatico e uno di noi, non dimentichiamo il Congo tra 15 giorni. No, non dimentichiamo il Congo e non dimentichiamo la terra degli uomini. Grazie Marco, un applauso a Marco da Milano. Allora, solo per la precisione, Vittorio Iacovacci. Sì. Hai detto Iacovoni. Vabbè, poco, diciamo, importante fare il nome e ricordare, certo, tutti quanti. E ti correggo solo perché... ci mancherebbe. Perché è giusto. E, ok, detto ciò, torniamo a parlare, poi ne parleremo di... della Repubblica Democratica del Congo, dove sono stato due anni e mezzo fa, incontrando anche l'ambasciatore, e ci arriveremo. Ma torniamo adesso alle cose più vicine, diciamo così, più vicine. Questa è vicinissima comunque, di politica, politicante, il resto. Di governi, di questo nuovo governo, di questa creatura che era un bel mostro, ma in questa settimana ha assunto oggettivamente le sembianze di un Frankenstein uscito fuori in maniera decisamente discutibile. Marco, che cosa ti ha colpito questa settimana? Non so perché pensi sempre che debba iniziare con la politica, i sottosegretari, a me sta roba non interessa, perché durante la settimana, a parte gli eventi tragici, comunque c'è stato beh, una cosa che ha scioccato tantissimo. Una delle ultime immagini dei Daft Punk prima dello scioglimento. Io... mondo della musica. Insomma, diciamo... è una delle cose che mi ha sollevato più di morale. Poi in pochi oggettivamente conoscono i veri volti dei due. Daft Punk. Noi abbiamo questa. A volte lo scioglimento coincide, vedi, poi alla fine, ecco. Va bene. Quella era una foto così, ma questa invece è vera, di un altro duo. Allora, molto si è parlato di questo tweet con tanto di slogan di Beppe Grillo a sostegno dell'attuale sindaca di Roma, Virginia Raggi. Roma ha bisogno ancora di te, chi sta con Virginia sta con il movimento, e lui, per rinforzare il daje della prima candidatura, ha, eccolo qua, daje tra l'altro usato anche da Ignazio Marino, insomma usato più volte, e... ha scritto questo Aridaglie, che secondo me, perché io confido nell'intelligenza di Grillo, secondo me lui sa che ha il significato che qui a Roma almeno conosciamo e conoscete tutti più che nell'intelligenza quanti. Nella conoscenza delle lingue di Grillo in questo sì, caso sì, dei dialetti, lo sa che quella Aridaglie, cioè, non è, come gli hanno fatto notare tanti, un rafforzativo di daglie, ma c'è quasi un significato opposto. Però comunque l'ha diffuso in tutta Italia e diffonde un significato sbagliato. E questo qua non può essere, non può andare bene, perché se poi uno viene a Roma lo usa male, equivoci. Quindi noi, per insegnare a tutta Italia, su consiglio poi di Bob Angelini, che si è interessato a sta questione, ha detto: Marco, le parole si insegnano, le parole nuove, i linguaggi io si me insegnano. Lo immagino Roberto Angelini che si interessa a questa questione, ma ha telefonato proprio apposta, ha detto... che dice proprio: Marco, guarda, proprio c'è una cosa che non posso non parlarne. In piena notte mi è arrivata questa telefonata di Angelini, che vive di notte, ha detto: si possono insegnare le parole del nuovo linguaggio con le canzoncine, la musica. Questo qua è Baby Shark, che sicuramente conoscono tutti, questo c'ha 8 miliardi di visualizzazioni sto video. Serve insegnare i nomi dei componenti della famiglia in inglese ai bambini che stanno imparando inglese. Guardiamone un pezzo. Andiamo a vedere.
questa è la creatura. Mami, questa è la mamma. Padre, è il padre, e via tutta quanta la famiglia. Io so di genitori. Imparano le lingue. Bravo, genitori che questo pezzo ce l'hanno a rota a casa 28 ore su 24. Gli porta esatto. Comunque, aspetta un attimo, perché in Germania non ce l'avete? Come? In Germania non ce l'avete questa no, cosa? Non ho idea. Voi nascete che già sapete l'inglese. No, loro ci hanno un Unterreifisch. Loro già. No, questo non lo conosco proprio. Quindi? Quindi ha detto Bob. Potrei fare una canzoncina tipo questa del Baby Shark per insegnare l'ambiguità di alcuni termini romaneschi che potrebbero indurre in errore chi non è di Roma. Io non l'ho ascoltata, Diego. Non l'ho ascoltata, mi sono fidato un po'. Quindi non so, Roberto. Prego, Ari Shark. È semplice. Ok. Ari, dai, e tu, 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 dai, e tu, 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 Ari, dai, e tu, 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 e non è dai, e tu, 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 non è dai, e tu, 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 non è dai, e tu, 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 bella, bella, mi piace. Tu, coglioni, tu, 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 coglioni, tu, no, ma com'è, ma scusa. Tu, coglioni, tu, 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 non è me coglioni, tu, 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 me coglioni, va bene, Bob, me coglioni, tu, 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 e io mi fermerei un attimo. Senti, che altro c'hai? Cazzi, basta così, basta, è chiaro. Che arrivavamo lì. Chiaro. Ma perché sei andato subito su chiaro che arrivava lì? È chiaro? Che arrivavamo lì. Che si arrivava lì. Che si arrivava lì. No, vabbè, questa trasmissione romanocentrica, grande raccordo, sì, non poteva esimersi, come dire. Minimo d'eleganza, noi la conserviamo. Ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe. Però vediamo se è arrivata. Una volta al fatto possiamo fare mediazione culturale. Figura, questa è la differenza tra sti cazzi e me coglioni, affonda le radici. A noi facciamo. In tolleranza zero meno tre, forse, non lo so. E comunque, Diego, io ancora faccio fatica. Ecco, fai ancora fatica, non sarà qui. Brava. Che dice. No, Francesca. Se non l'hai capito fino adesso, dopo 35 anni di Roma, non so quanti. C'è un test. Tu comunque continua a usarlo così, un po' a cazzo di cane. Sai, conosci questa espressione anche? Tutto il rispetto. È vero, salutiamo. Prego. Ho preparato un test proprio per verificare il livello di conoscenza e apprendimento dei due termini. Proprio sui sottosegretari. Ok, facciamo questo è. Allora. Pronta, Stiamo sul dai e ridai, ridai, non Francesca, perché anche quell'altro dubbio poteva essere efficace oggettivamente. Inizia, allora, Stefania Bucciarelli, Lega. Inizia per me una nuova avventura come sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa del governo Draghi. Sono molto emozionata e altrettanto determinata a darmi da fare nell'interesse del paese e dei cittadini italiani. Ora al lavoro. Qual è il termine che tu useresti? Dai o aridai in questo momento? No, perché lei sta di me coglioni. Ma no, perché questo era perfetto. Cioè, allora lo dico subito, qua c'è uno sticazzi di fondo a tutto quello che stiamo per dire adesso da qua. Insomma, però ecco. Io lo sapevo fino a così. No, ma rimaniamo sul dai e la ridaglie. Francesca. Ma dal punto di vista suo? Sì, no. Sì. Che dipende dal punto di vista, scusa. Sì, certo. No, non è no, punto di vista, certo. Suo, è una roba... Dal loro punto di vista. Dal suo punto di vista è dai. Dai, perché è la prima volta. Qua siamo a uno spezzamento, no? È appunto. Noi abbiamo qui una piccola bio, forse ci ricorda. Ecco qua, nel 2017 Stefania Bucciarelli mise like al commento di un utente che chiedeva l'uccisione dei migranti nei forni crematori. Nel 2021 diventa sottosegretaria alla difesa. Probabilmente c'è un nesso fra le due. Ecco che quel dai diventa un po' più. Sì, dai. È un po' diverso, è un'operazione diversa. Quindi, Va bene, andiamo avanti, dai, su. Alessandro Morelli, lui l'ho scoperto, lui va detto anche una cosa, che io prima di scoprire che si parla di un deputato, lui è deputato, l'ho visto spesso, non so se è proprio qua tra l'altro, sì, in veste di vocalist. Lui è quello che c'è, tu non lo sai perché qua se vai a Piazza San Giovanni, prima dei comizi di Salvini, c'è lui che dice "Arriva Salvini, il più grande!" E tu dici "Ah, figo questo, adesso parte il DJ con la musica", invece era un deputato, che è lui, l'ho riconosciuto, Alessandro Morelli. Grazie a Matteo e al popolo della Lega, da domani al lavoro come vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mettiamo la quinta e andiamo a 150. Hai capito, no? Trasporti, 150, chiaramente. In che senso? È bravissimo, perché tutti i tutor, cioè io non lo so, vabbè. Che si becca la multa.
È una roba che non ci serve. Dai o aridai questo qua, secondo te, Paolo? Dai, su per... questo dai. Dai, è la prima volta. Anche perché uno è a 150. Dai, dai. Attenzione, io già so che qua vi scatta automatico, quasi un coro. Ecco qua. Teresa Bellanova, sono onorata di essere stata chiamata a svolgere il ruolo di vice ministra delle infrastrutture e dei trasporti e voglio ringraziare uno ad uno tutti voi che mi state scrivendo per farmi complimenti e gli auguri per la nomina. No, vabbè, allora, io no, però lo chiederei a Costanz, perché devo farlo proprio un test. Capito, Costanz. Questo è facile. Questo... daje o una ridaje? Questo direi ridaje. Non lo so. Grande la canzone. Soddisfazione, funziona. Che poi è... questa è aridaje, ecco. Aridaje... non gli piacevano i poltroni, vabbè, comunque l'hanno ha cambiato ministero, Diego. Sì, dall'agricoltura. Si passa dall'agricoltura alle infrastrutture. E anche un po', insomma, era ministro. E da ministro a viceministro. Lei, devo dire, i Cencelli mi sono diventato i due di Italia Viva. E infatti prima non l'hai detto. Bellanova e Scalfarotto, quelli che avevano lasciato le poltrone. Insieme perché... a Bonetti fanno gli stessi tre che facevano. Esatto, non sono gli stessi le poltrone. Ma tra l'altro la classe dirigente di Italia Viva, che non ne esprime almeno altri tre, è discutibile, cioè è curiosa, no? Discutibile, è curiosa, è bizzarra come cosa. Tra l'altro, lei però va detto che ha una doppia anomalia. La prima, che mi cambia del ministero come, boh, come un, non lo so, come però gli altri. Trasporti, come un Orlando qualunque. Non è l'unico. No, no, ho detto come un Orlando qualunque, insomma, come un Di Maio. Ma mi va da ministro a viceministro, è l'unica retrocessa dei tre di Italia Viva. Quindi, comunque, noi siamo quelli del trattore, non delle ruspe. Lavoriamo la terra non per distruggere, ma per seminare. E hanno detto, qua la mettiamo ai trasporti. Vista sta foto. Certo. È stato questo. Perfetto. Attenzione, pure qua è quasi automatico. Spero che oggi ha cambiato nome. Ha cambiato nome, bravo. Si chiama delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili. E non so se qualcuno l'ha detto a Morelli, che va a 150. Le infrastrutture di bambù, va bene. Attenzione, pure qua è quasi automatico, anche se ha anticipato Marco. Qua. Allora, qua siamo veramente al capolavoro. Torna al governo il foggiano Ivan Scalfarotto, nuovo sottosegretario all'interno. Ecco la lista completa. Questo è un coro. Aridaje. Questo è un'enorme aridaje. Dagli esteri. Dagli esteri agli interni. Dagli esteri agli interni, perché è quel basso profilo, è l'umiltà, non lo so come funziona. Come un architetto interni e esterni. Sì, interni esterni. E ricorda un po' Alfano che aveva fatto. Alfano lo stesso no, il percorso opposto. Inverno. Interni e... Però lui aveva prima la giustizia. Lui prima la giustizia. Lascialo fare. Dagli tempo. Dagli tempo. Però noi a proposito di giustizia, però, perdona. Perché a proposito di giustizia, tu qua stiamo parlando, ma nulla accade per caso. Attenzione, perché lui secondo me gli va stretto l'interni. Infatti già sta ambisce. E vediamo, questa settimana si è prodotto anche Scalfarotto. Ecco qua, in un pregevole video di Italia Viva, è l'uomo immagine di Italia Viva, lanciato da Italia Viva per questa notizia qua. Una buona notizia e una notizia per niente scontata. Attenzione. Una buona notizia e una notizia per niente scontata. Manca soltanto la firma del governatore, che certo che ci sarà, e poi la Virginia sarà il primo stato del sud degli Stati Uniti ad abolire la pena di morte. È una vittoria della civiltà giuridica che premia anche il lavoro che abbiamo fatto alle Nazioni Unite per ottenere una moratoria della pena di morte nel mondo. Siamo il paese di Cesare Beccaria. Questa vittoria un po' ci appartiene. Ora, ecco qua. La Virginia del Sud, capito, influenzata dal paese di Beccaria e un po' anche da Italia Viva, direi, in questo caso. Beh, diciamo che la notizia della sera è che gli Stati Uniti... Ecco, facci tu, Marco, sulla notizia della sera. Beh, gli Stati Uniti hanno detto che Mohammed bin Salman è il mandante dell'omicidio del giornalista Khashoggi. Ma guarda, sta a parlare l'uomo del Rinascimento. Non so se anche su quello c'è da dire qualcosa. Nonché l'uomo del nuovo Rinascimento, nonché l'ultimo intervistato da Matteo Renzi. In piena crisi di governo, dietro l'autocompenso. Prego, Marco. L'hai detto tutto, benissimo. Mi sembra di non aver dimenticato nulla. Perfetto. E adesso questo qui, però lo dico con gioia. Questo è veramente. Ovviamente Di Stefano Manlio è nuovamente sottosegretario agli esteri, perché le competenze sono competenze, l'abbiamo già detto per Franceschini una settimana fa, no? Tutti quanti i ministeri, va detto anche per loro, l'hai detto anche te, Sibilia e Di Stefano. Questo è un tweet, bravo, dove lui diceva: un governo tecnico nella storia recente l'abbiamo conosciuto, ce ne ricordiamo ancora, per la macelleria sociale. Il nostro voto a Draghi non potrà dunque esserci. Mi dispiace per gli sforzi sinceri e caparvi del presidente Mattarella, sottosegretario. Questo non l'ha cancellato, è del 3 febbraio. Cioè, questo, veramente... questo sta lì. Tutto di un pezzo contro se stesso. Mattarella ha dato l'incarico a Draghi. Certo. Benissimo. Questa è una ridaia, Mario Vissera, però
c'è un'altra conferma insieme a Mario. Guarda come ride Marco, ha capito subito. C'è un'altra conferma che è lui, perché se rimane... Se tanto per tanto viene ecco riconfermato qua, anche il vaso. Il vaso degli eccolo qua. Eccolo qua, anche il vaso. Che comincia a farsi diversi governi, eh. Qua... Grandissimo. Questo vabbè vaso mi è già casta. Hai capito? Perché si comincia governo di qua, governo di là e poi alla fine guarda vaso, il vaso. Da vaso abbiamo vale il vaso. Mandato sui vasi, come dici, da vaso? Vaso vale vaso. Ecco, un vaso vale vaso. Vai avanti. Non credo. Ma perché? Vai avanti, Marco. Che faccio io qua? Metteteci a mare. Vabbè, mi sono tenuto la ciliegina. E poi qua ci stanno veramente i pezzi da 90. Allora, disse, non leggo un libro da 3 anni, ora è sottosegretario alla cultura, parliamo di Lucia Borgonzoni. Devo chiedere a... perché questi la sanno tutti, a Costanza, questo è Daje o Aridaje? Ma guarda casa pure. Io direi quelle altre due parole, ma comunque... No, ora... sono due comunque, Costanza. No. O Daje o Aridaje, in questo caso tu... Posso fare solo questi due, no? Allora, Daje. Daje? No. Ah, peccato, perché insomma... questo è un Aridaje, perché la grande sorpresa... Faccio una recidiva. Da Borgonzoni a sottosegretario della cultura, non doveva esserci. Perché lei lo è già stata nel governo Conte. Col Conte 1, lei già sì, mi ha fatto... Sì, però nel frattempo era candidato alla presidenza del... Che vuol dire? È un doppio Aridaje, allora quello è un Aridaje mancato. Sì, no, però giusto, diciamo è due epoche fa. Vabbè, una cosa cancella l'altra. I tedeschi sanno perdere, proprio una cosa... No, vabbè, scherzo. Vabbè. Comunque sia. Vabbè, era un po' dimenticata, no? Era un po'... Tanto è piaciuta questa sua cosa che non aveva letto lì, che ce l'ha rimessa proprio alla cultura. Io ho voluto approfondire questa cosa dei 3 anni che non leggi un libro e sono andato alla fonte, cioè la mia rivista di riferimento che è Finestre sull'arte. Perfetto. Allora, il quale ci ricorda... Allora, che... era un giorno da pecora, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, incalzata dai conduttori, ha ammesso che l'ultimo libro letto, Il Castello di Kafka, sarà stato 3 anni fa, magari erano pure 5-6, va a sapere, però comunque, al di là di questo, buona scelta, dopo il castello di ma Africa, tutti a fermarsi, a soffermarsi su questo libro, no, c'è dell'altro. Domande anche sull'ultimo film visto. 7 mesi fa, qua il ricordo è preciso, sul giorno in cui è andata al cinema, ma non ricorda cosa ha visto, si sarà addormentata. Non deve avermi colpito molto. E sull'ultimo concerto, qua invece è stata bella sveglia, ho visto Jovanotti qua a Roma, questo se lo ricorda. Volevo andare a vedere i Depeche Mode lunedì, ma non ci riesco, quindi andrò a vedere il volo quando vado a Taormina. Lucia Borgonzoni si è poi scherzosamente rifiutata di rispondere sull'ultima volta a teatro, non prendo la delega del teatro, questa era troppo complicata. Prendo okay quella del cinema, perché sto teatro non se lo può prendere nessuno. Fortunatamente noi ce n'avevo uno, un nostro amico che se lo carica sulle spalle, sano sano. Il Boiana. Ex Miriam. Aprire o non aprire? Questo è il problema. Che sia più nobile soffrire nell'intimo dei nostri teatri i dardi e i ristori dell'oltraggioso governo o aprire e combattere contro il mare nelle varianti della peste universale, porre tutto a fine, morire, dormire, forse sognare, aggirarsi per casa in giacca e cravatta e pantaloni del pigiama, sperare in Bonaccini, in Salvini. Aprire tutto, come dice il Franceschini del governo Draghi, o chiudere tutto in barba a questi incoscienti degli artisti, come diceva il Franceschini del ministro Conte. Omonimia, certo, ma non sprovvista di metodo. Uscire, protestare, fare assembramento o aspettare chiusi in casa la sollevazione popolare in favore della cultura? È un anno che aspettiamo, mi sa che non viene più, come Godot. Va bene, della cultura non che ne interessa niente a nessuno, ma il teatro è un lavoro, economia, Mario, economia. E allora perché l'Ikea sì e il teatro no? Non abbiamo forse maschere in teatro? Non abbiamo forse il distanziamento dall'attore che sputazza se ci tassate? Non paghiamo?
Se viene l'ispezione della SIAE e non scappiamo, allora se siamo simili a voi in questo, vogliamo essere simili a voi in tutto il resto. Sì, vabbè, ma del lavoro cosa fai? Artista. Ma guarda, è artista anche la Borgonzoni. Sì, ma la Borgonzoni non legge un libro da 3 anni. No, quello è il 2016. Adesso sono 7 anni che non legge. Padani, amici, compatrioti, vengo a seppellire la cultura, non a lodarla. Programmare e brancolare nel buio e nell'ignoto? O aspettare e affidarsi alla Netflix della cultura, che se n'è rottura dei coglioni, oppure a Instagram e alle dirette, che se n'è altra rottura dei coglioni? Resistere fino in fondo o riprendere in mano il diploma di tornio acrobatico? Ci sono più cose in cielo e in terra, Mario, di quante ne possa regolare il tuo DPCM. Essere o ben essere, questo è il problema. C'è del marcio nel Poyanistan. E la applauso ad Andrea Pennacchi. Allora all'ultimo fino ai titoli di coda come Kubrick, vabbè. Vabbè ragazzi, roba alta. Devo dire che oggi comunque Diego... La notizia era pure questa qua, Dario Franceschini ha messo il tweet. Confronto con il CTS, le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire in zona gialla la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend. Questo lo dice il ministro della cultura. Va bene. Vabbè, da un grande attore, adesso occorrerebbe, questa me la sono preparata, un grande drammaturgo dei nostri tempi che racconta questo teatrino, della politica. Vabbè, dai. Un grande applauso a Michele Serra! No, Propaganda Live, il collegamento, eccolo qua. Ciao, ciao Diego, buonasera a tutti. Buonasera Michele, come stai? Ah, moderatamente bene. Senti, commentiamo subito lo sfondo che ti hai scelto. Non hai libri, pochi libri perlomeno. Vedo degli animali, delle allora, bestie. Siccome è un anno di pandemia, ormai siamo all'anniversario quasi, e tutti si collegano con... I libri, io così per distinguermi mi collego con le galline, anche perché ho molte galline, sono un collezionista di galline, che sono un animale molto popolare, lo dico per prevenire la tua osservazione che è da radical chic non avere i libri. Però la gallina, no? Mi fa anche molto agriturismo, mi fa molto radical chic, te lo dico subito. No. Comunque... Sono di ceramica e alcune abbastanza costose. Ecco, maggior ragione, allora proprio... Galliate gusti. Senti, te la cerchi. Dunque, sì. E noi abbiamo fatto questa così, questa carrellata dei nuovi sottosegretari dopo aver fatto quella dei nuovi ministri una settimana fa, quindi abbiamo capito che questo governo, che doveva essere molto tecnico e forse poco politico, in realtà molto politico e ha dei tecnici che... Vedremo quanto caratterizzeranno l'operato di questo governo e dopodiché, insomma, abbiamo visto un po' di mini curricula di alcuni di questi protagonisti del nuovo esecutivo e spesso ci siamo chiesti come si faccia ad andare avanti in queste condizioni, perché comunque in qualche maniera si va avanti. Tu hai elaborato un tuo teorema a tal proposito. Ma intanto avete già detto tutto voi, su sottosegretari c'è poco da aggiungere, ma non c'è teorema, c'è da allargare le braccia e contemplare il paesaggio che ci sta di fronte. E Draghi doveva fare un governo con questo Parlamento e in questa legislatura e quindi questo ha fatto. Forse è stata un po' distorta l'informazione di partenza, che arrivava una specie di Superman dallo spazio con una squadra mitica di super tecnici, di premi Nobel e di persone dotate di ultrapoteri, mentre era evidente che dovendo ottenere una maggioranza in Parlamento doveva scendere a patti con loro. Così è, insomma, non abbiamo sbagliato prima, forse a illuderci, mi sembra. Diciamo... No, perché adesso c'è questo gioco, lo dicevo prima, della comparazione tra il governo... che c'è appena stato, quello del Conte 2, diciamo quello, uso delle parole forti in questo caso, quello più di sinistra rispetto a quello che l'ha preceduto,
E quello di adesso, ci voleva anche poco, diciamo pure, esatto. Non è che sia poi un merito fino a un certo punto, e quello di adesso che ha riportato comunque la destra a tutti gli effetti al governo, perché comunque c'è la Lega e c'è Forza Italia. E questa cosa ti fa già preferire uno all'altro oppure ancora no? Ma parliamo come se fossimo al bar, anche perché non sono un politologo e quindi non potrei simulare un alto magistero. Preferivo quello di prima, ma per una ragione persino banale, perché quello di prima era comunque espressione diretta di un voto, di un'elezione, di un quadro politico che era assurdo, scombiccherato, tripartito, stranissimo, però diciamo era si sapeva che cos'era, era un tentativo strampalatissimo di mettere insieme una maggioranza di centrosinistra dopo un tentativo ugualmente strampalato di mettere insieme una maggioranza di centrodestra. E dopodiché a un certo punto è sembrato che la politica venisse del tutto commissariata, i partiti sospesi dalle loro funzioni. La cosa più comica era che i partiti sembravano entusiasti di questa prospettiva, cioè si sentivano sollevati all'idea che qualcuno arrivasse finalmente a fare il lavoro che loro non erano riusciti a fare, e invece siamo ricaduti improvvisamente nella realtà delle cose, che è questa. Io poi non amo molto lamentarmi del quadro politico, perché il quadro politico sono io, è l'espressione del mio voto e di quello di tutti gli italiani. Questo siamo. Naturalmente abbiamo anche altre manifestazioni, diciamo, del nostro fare pubblico, del nostro fare politico leggermente migliori, per fortuna, se no saremmo già finiti come comunità e come paese. Allora, questa tua ultima riflessione. E prima parlavamo prima del teorema di Maio, cioè quello che ci permette comunque di andare avanti anche avendo uno come Di Maio, ricordiamo sempre la frase di Macaluso, ti rendi conto che c'è Di Maio al Ministero degli Esteri, comunque per andare avanti, cioè che cos'è che comunque ci permette di restare in qualche maniera, non dico credibili, ma almeno di non crollare? Allora, evidentemente intanto esiste uno stato silente, adesso non so se chiamarlo stato profondo, perché poi stato profondo fa venire in mente anche cose brutte in questo paese, no? Abbiamo avuto uno stato profondo che per molti anni ha fatto cose brutte, insomma ha civettato col terrorismo, ma insomma adesso invece vorrei parlare di uno stato profondo che evidentemente ci salva, che sono adesso diventa persino rituale, persino retorico in questo momento parlare di questo giovane ambasciatore che è stato assassinato in Congo, ma insomma da quello che si è letto, che si è imparato, che si è capito, era una persona coi controfiocchi, insomma una persona pulita, una persona, un servitore dello Stato, ecco, usiamo questo termine senza retorica, insomma usiamolo per quello che significa proprio dal punto di vista funzionale, un servitore dello Stato. E come lui, evidentemente, io ho conosciuto in vita mia un paio di prefetti, un paio di marescialli dei carabinieri, insomma ne ho sempre ricavato, devo dire, una buona impressione, cioè di persone che rappresentavano lo Stato, rappresentavano la nostra comunità in modo degno, in modo serio. Può anche darsi, Diego, che siamo noi che roviniamo, noi voglio dire noi dei media, che non aiutiamo la politica a essere un po' più seria, perché a furia di... poi io naturalmente muoio dal ridere quando tu fai vedere i tweet che fai vedere, insomma. Non faccio nulla di nostro, è solo una selezione. No, lo so, però mi domando, cioè forse un mese di oscuramento li aiuterebbe, ecco, questo voglio dire. Perché è come se vengono in scenico, l'esposizione gli fa del male, dicono cazzate perché sono sempre perennemente on stage e non hanno la statura per esserlo, e quindi forse sono da invidiare quei i cosiddetti oscuri funzionari dello Stato che sono ovunque, anche nei ministeri. Io sto pensando che quando arriveranno alcuni di questi sottosegretari nei ministeri, fortunatamente verranno, diciamo,
cordialmente presi in consegna da un personale politico che li neutralizzerà, e cioè sono persone di lunga esperienza che diranno: buongiorno onorevole, siamo molto felici di averla con noi, si accomodi, questa è la sua scrivania, chieda pure a noi e spieghiamo come deve fare. Il problema sarà che lasceranno loro in mano il telefonino con tutti i danni che... Esatto. Se Di Maio ha retto 3 incarichi come ministro degli esteri, sì. E lo dico suo merito, è perché evidentemente, non sapendone un tubo, ma come io non ne saprei un tubo, come tu non ne capiresti un tubo, si è affidato serenamente al personale del ministero. Certo. Adesso stiamo prendendo Di Maio come paradigma, ma insomma vale per tanti. Di Maio ha fatto non solo, ha fatto 2 esteri e un lavoro. Ha cambiato anche il ministero, Di Maio, attenzione, come se il ministero del lavoro fosse più semplice. Lavoro e sviluppo insieme. Esatto, lavoro e sviluppo insieme. A tal proposito, tornando a questa moratoria che auspichi sulla comunicazione, soprattutto quella a mezzo social, che a noi toglierebbe buona parte del lavoro, ma comunque ne troveremmo altrove, rimaniamo un attimo sul tweet che più ha fatto parlare in questa settimana, che è il tweet del segretario del partito che viene dalla tradizione tua, diciamo, e nostra, diciamo pure, sì. Ti volevo far notare che il tweet a cui tu ti riferisci, sì. Vabbè, quello è girato tanto, ma sì. Questa è una chicca. Questa è una combo perfetta. È una matriosca. Allora, Nicola Zingaretti, segretario del PD, citando Carmelita D'Urso, che sarebbe Barbara D'Urso, dice: in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro, hai portato tu, Barbara D'Urso, la voce della politica vicino alle persone. Ce n'è bisogno. Hashtag non è la D'Urso. E c'è l'applauso e la condivisione di Luca Morisi, che è responsabile della comunicazione di Salvini. È la bestia, per capirci. E tutto ciò, ricordiamolo per contestualizzare, che non è che è impazzito all'improvviso Zingaretti nel fare il tweet sulla D'Urso, ma viene dalla notizia, se ho capito bene, che la D'Urso chiuderebbe il suo programma a breve, diciamo così, e qualcuno ha detto: chiudono la D'Urso. Ora io non ne so nulla, e anzi noi speriamo che la D'Urso vada sempre avanti con i suoi programmi, anche perché noi, diciamo, senza i tutorial su come lavarci le mani durante la quarantena, mentre io ne chiedevo altri, non avremmo saputo come fare. Però al di là di questo, abbiamo un altro... Sì, volevo farti vedere un'altra chicca. Questo è il nuovo logo, il restyling l'abbiamo fatto, Maddalena Pignatiello. Una bellezza, veramente applausi. PD, che anche questo è molto credibile. Poi però, per far vedere che Zingaretti non se ne esce così all'improvviso, ma in realtà c'è già una grossa sinergia tra questa tradizione e Barbara D'Urso in particolare, e il suo avvicinare la politica alla gente. E facciamo vedere questo estratto a caso. Reggae, e questo poi è uno scandalo. Che non lo è, no? Hai ragione, non lo è. Torniamo un attimo al sistema. Dimmi Enrico. Aspetta, dimmi Enrico. Parlando non soltanto a titolo personale, ma parlando come segretario del Partito Comunista, mi dispiace che il nostro potere sia... Però vediamo una cosa, scusami, aspetta Enrico, perché c'è la difficoltà del ritorno del satellite. Allora, Enrico, il sistema imponeva, fra virgolette, a Garco di nascondere la sua omosessualità, e tu sapevi che non era vero, giusto? Mi confermi? Non posso, perché io nego che esista questa categoria. Enrico, qualcuno l'ha inventata, perché non l'hanno inventata i giornalisti, dai. Cioè, faccenda mi sembra ancora molto misteriosa. Capito, amici di Twitter? Ecco, diciamo, c'era anche una confidenza che noi non credevamo, Harry, ecco. E Serra adesso ha chiuso il collegamento. Abbiamo fatto violenza, mai più con questi non mi collego. Manca una gallina, la rotta. Lo so, era... Marco, spiegalo, perché poi domani esce il documento esclusivo. Questo è stato realizzato da Gero Arnone, che è un autore, una consapevole mancanza di rispetto. Ma... Il problema è serio, se ne è parlato tanto di questa cosa. Che impressione ti ha fatto? Anche ovviamente questo tweet di Zingaretti è stato subissato di critiche, ha avuto migliaia di commenti, come mai nessun altro tweet di Zingaretti, anche di questioni, diciamo, più serie, mi permetta la D'Urso, in questa situazione accaderebbe. Qual è la tua riflessione? Ricordiamo, scusami, ti interrompo un attimo, che tu prima abbiamo fatto la battuta su Radical Chic, sempre Zingaretti, qua ci abbiamo cantato anche una canzone sulle macerie Radical Chic, qualche settimana fa invece in un altro tweet se l'era presa con Concita De Gregorio, in quel caso, certo, accusandola di aver lasciato macerie col suo essere. Radical Chic, prego Michele.
Grazie della intro. Allora, intanto è pericolosissimo quello che avete fatto, perché qualcuno potrebbe credere che veramente Berlinguer... Lo sappiamo. Ci sarà qualcuno che sicuramente ci chiederà, ci dispiace già. Primo. Secondo... mi sembra di sparare sulla Croce Rossa. Allora, Zingaretti fa un lavoro difficilissimo, e quindi io che sono un suo elettore confesso, come ci sono i rei confessi, ci sono gli elettori confessi, mi sento, diciamo, solidale con la difficoltà del suo lavoro. Ci ho detto, ha fatto una cazzata. Aspetta, puoi mandare l'applauso? Qua abbiamo gli applausi finti, ma facciamo finta, ecco, manda. Di quello lungo. Alza, quello Sandro, lungo. Alza, ok. Ok, scusaci, entusiasmo. Lo dico con affetto, mi chiedo, ma porca miseria, non dicono tutti i politici di avere uno staff, in specie uno staff per la comunicazione? Ma chi gli sta intorno? Ma perché non lo aiutano? È che ci vuole lo staff dello staff qua ormai. Il contro staff, Aristaff. Lo staff suo non è Morici, mi sembra di capire, non è la bestia, no? Immagino. Non lo so. Oppure è bestia in altra maniera, se posso fare questa battuta un po' scema. Perché non è possibile pestare delle merde del genere. Cioè, ci resto male, io ci resto male. Ecco, è un po' rido, ma più che ridere mi dispiace, perché c'è una faccia da difendere. E D'Urso è quella cosa lì, è quella televisione lì, e forse lui non lo sapeva, non l'ha mai vista, non lo so, mi chiedo, no, mi chiedo ragione. C'è andato ospite. Mi dicono che c'è andato ospite. Sì. Io non mi sono perso questo momento, ma c'è andato ospite. Ah, non lo sapevo. Ci sono andati tutti ospiti. Tre settimane fa. Ci sono andati poche settimane fa, tra l'altro, quindi... No, proprio gli è proprio piaciuto. Poi gli è dato un altro dolore. No. No, ma non c'è niente di male, sono putti, per carità, non è che... Ripeto, io... Grande cultura e grande fratello, mi autodenuncio senza problemi, quindi figurati. Ok, questa anche... Scusa? Scusami, Diego. Dimmi. No, sentivo... Dicevo che c'è un uso dell'eufemismo formidabile nel tweet di Zingaretti, per dire una trasmissione, mi sembra che dice che tratta argomenti molto diversi, sì. Giusto? Dice questo così. È oggettivo, diciamo. È uno degli usi dell'eufemismo più straordinari mai sentiti al mondo, ecco. Sì, si va sì. Va dal Ken umano alla crisi di governo, ma c'è niente di male, cioè, bisogna saperlo fare pure, su qualità. Su sta nota triste, su sto volto. Va bene, Michele, noi ti ringraziamo e siamo sempre qua. Quando vuoi sfogarti e condividere la tua frustrazione, e questo è il posto migliore. Spero di non avermi rattristato. Grazie mille, anche tu a noi. Grazie, Michele. Grazie. Siamo vicini. Sì. E adesso? Pubblicità? Pubblicità, tra poco sì, sulla canale. Bravo. Devo dire. Applauso alla propaganda, che stai a Kumi lì, al violoncello. Visto uscire il fumo. Eh? Visto uscire il fumo, proprio. È uscito il fumo dal violoncello. Avevi mai suonato i Daft Punk? Ancora no, ti mancava, eh? Dunque. Diego, abbiamo fatto politica, abbiamo fatto teatro, quindi... Tutte le materie stiamo facendo. Adesso scienza. Ci tengo particolarmente. Scienza. Perché... Questa settimana sono arrivate queste immagini, poi vi spiego perché sono fondamentali. Guardiamole. Il video dell'atterraggio di... No?
Sì, sì, dell'atterraggio della Perseverance. Aspetta, che lo voglio dire bene, di Perseverance. No, ma se io dico Perseverance, come si abbiamo detto per tutta la puntata Perseverance, e tutti si dice Perseverance. Va bene, ok. Come si dice, si dice? Chi se ne accorge su Marte, va. Ecco qua. Tutto questo che sembra accaduto... Che sembra accaduto qua. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Questo allo stadio lo facevamo una volta queste cose. Bravissimo. Ecco. Tutti i video che noi abbiamo visto in precedenza delle sonde mandate su Marte erano foto montate in sequenza. Questa qua invece è proprio video fatto con una telecamera, una cinepresa. È la prima volta. Lo so che a voi non eccita. Comunque c'è un motivo per cui la NASA ha speso così tanto. La NASA sta rilasciando tutta questa imponente documentazione video e fotografica della discesa del rover su Marte per via di Carlo Sibilia. Carlo Sibilia, il quale ricordiamo... Carlo Sibilia, Aridaglie. Sottosegretario, Aridaglie. All'interno. Il quale noi la volta scorsa abbiamo mostrato che ha cancellato tutti i tweet negativi su Draghi, tranne questo che non riguarda Oggi Draghi. Si festeggia anniversario sbarco sulla Luna, dopo 43 anni ancora nessuno se la sente di dire che era una farsa. Nel 2014 e ancora si sostiene questa posizione che ha fatto impazzire il nostro amico Amedeo Balbi, il noto astrofisico, al quale io rivolgerei due domande proprio su questa cosa che dice lui. Questa cosa è incredibile, il video della discesa. Perché incredibile, un po' ma stuzzicato. Amedeo, ci sei? Amedeo, eccolo qua! Ciao Amedeo, come stai? Bene, benissimo, ciao ciao. Senti, sei emozionato, sei eccitato, il tuo mondo come ha accolto, come accoglie questi momenti? È incredibile, appunto, no, è molto bello. Ecco. Incredibile in senso buono, ecco. È una figata, ragazzi. Hai visto il video? Soprattutto il video è una roba che non si era mai vista. Una discesa ripresa direttamente, addirittura con più videocamere, perché si vedono riprese da diversi punti di vista. Sembrava di vedere veramente o un film di fantascienza o una di quelle simulazioni, appunto, in computer grafica che fa la NASA prima della missione. E invece quella era tutta roba vera, insomma, è abbastanza incredibile. Questo sempre perché noi ci crediamo, perché noi vogliamo credere a queste Bravissimo, cose. Bravissimo, quanto bellissimo. No, però hai fatto una citazione giusta, Diego. Cioè, perché? Allora, nel 1969, quando c'è stato lo sbarco sulla Luna, hanno detto quel video l'ha fatto Stanley Kubrick. Perché all'epoca i mezzi erano quelli che erano. E tu dovevi scomodare Kubrick, mentre un video così lo fa mio cugino con 30 euro, con Marfalegname. Sì, sì. Quindi è più, come ti posso dire, c'è più scetticismo oggi perché cose così sono più facili da fare. Io qua c'ho un tweet, te lo voglio far vedere, scusa, switchiamo. La NASA non ha usato uno scatto fatto in Bulgaria per mostrare la superficie di Marte. Perché si era diffusa questa cosa, questo fatta news, fanno il fact-checking sulle bufale. Torniamo a Amedeo. Amedeo, ma gli stessi poi che dubitano di noi che atterriamo su Marte, cioè noi che diventiamo UFO, sono quelli che invece credono fortemente negli UFO qui. Tu me la spieghi sta cosa? Lo so che non è da astronomo. Sì, è vero. Non so se sono esattamente le stesse persone, però è vero, quantomeno ci sono teorie del complotto in conflitto tra loro, quindi dovrebbero un po' mettersi d'accordo in effetti. Perché in effetti c'è chi pensa che sia facilissimo che delle navi spaziali vengano addirittura da altri sistemi stellari sulla Terra, e poi appunto magari è scettico sul fatto che noi mandiamo delle sonde nello spazio. Che vi devo dire? È così. Ah, quindi tu lo accetti? Sì, non te ne sei fatta una domanda. Vabbè. No, io sono sempre del parere che è meglio non discutere con questi persone. Vabbè, l'ultima volta ci hai lasciato proprio un pezzo di pelle, perché te si sono mangiati vivi, ti sei allontanato. Vabbè. Un'altra cosa che si dice su web, un po' ovunque, 2,7 miliardi per arrivare lassù. Ma perché? Veramente, ma perché? Ma perché? Quando si poteva fare qua in una cava di pozzolana? Perché? No, voglio dire, no, alla fine c'è tutta questa fatica per fare un video della Terra da un po' di polvere. Poi. Esatto. Non so, quanto è costato Avengers Endgame? Tipo, quanto sarà costato? Ma quante risate? Però durava 2 ore e mezza, non 40 secondi. No, vabbè, non per dire. Scusa. No, sul serio.
ogni volta tocca giustificare. Allora, quando si fanno questi discorsi su perché spendiamo tanti soldi per andare nello spazio o per la ricerca in generale, ovviamente la risposta è sempre che queste cose hanno poi sempre una ricaduta enorme. Adesso, parlando seriamente, hanno una ricaduta enorme perché l'impegno tecnologico che si viene a creare per fare questo tipo di missioni poi, ripeto, mette in moto tutta una serie di innovazioni e di scoperte che poi usiamo tutti quanti nella vita di tutti i giorni. Questa cosa è successa negli anni 60 con le missioni Apollo e continua a succedere in continuazione. Quindi intanto c'è una risposta di questo tipo che secondo me è una risposta generale. E poi bisogna anche dire che tutti quanti fanno i conti in tasca alle missioni di questo tipo, le missioni della NASA, senza dire che però se uno le confronta a qualunque altra spesa di altro tipo, e spesso anche insomma, per scopi molto meno nobili che esplorare insomma, il sistema solare, è veramente una cifra abbastanza irrisoria, cioè sembra grande in assoluto ma non lo è in confronto alle spese militari, tanto per dire una cosa anche un po' forse ovvia, ma purtroppo insomma è la verità. E quindi insomma sempre questo argomento lo facciamo perché possiamo farlo, questa è la verità, e perché ci dà moltissimo in cambio. Vabbè, dovevamo sentirlo tanto da te. Ringrazio Amedeo. No, beh, volevo sapere se voi spingitori di UFO terrestri, se avete altri progetti alle viste oppure... Giusto. Vero. Prossimo... Adesso che ci siamo presi Marte, dove andiamo? Uno poi ci prende gusto. Non basta più Marte. Con questi sottosegretari, dove andiamo? Così. Tra qualche anno erano messi in funzione altri esperimenti, per esempio c'è un altro osservatorio spaziale sempre della NASA che verrà lanciato, speriamo nei prossimi anni, che sarà il successore del telescopio spaziale Hubble, che sarà sicuramente un grande passo avanti, ma ce ne sono tantissimi, adesso sarebbe anche difficile elencarli. Intanto cerchiamo di capire quello che trova Perseverance su Marte, che è la cosa che in questo momento ci incuriosisce tutti quanti. Va bene. Grazie Amedeo. Grazie a voi, ciao. Alla prossima. Perseverance. Ora, per non sembrare pretestuoso con l'argomento, diciamo, degli scettici, l'altro giorno era quarto in tendenza. No Mars, quarto in tendenza. Attenzione, aspettiamo nuovi dati e nuove analisi del nostro Sherlock Holmes. Vabbè, sì. Era No Mars. Che ripiccolo. Vabbè, comunque, No Mars, quarto in tendenza. Che so, i No Mars? Dopo i No Vax, i No Covid, arrivano i No Mars, gente che si indigna perché i soldi impiegati per le missioni spaziali andrebbero spesi per altro. Allora, indagando, io ho capito che sti No Mars era un po' una trollata, però in effetti c'erano un sacco di tweet così, Diego. Ma invece di andare su Marte pensiamo a salvare il nostro pianeta, ma invece di andare a cercare vita su Marte salvassimo la vita in Africa. La butto là. Oggi raggiungiamo Marte, ma ci chiudiamo sempre di più in casa, capite l'assurdità del momento? Se per questo cerchiamo acqua su altri pianeti, ma milioni di persone ne sono sprovvisti sulla Terra. Ecco, io quando leggo queste cose mi verrebbe da rispondere, però poi ho paura che me li accollo tutti io, capito che mi massacrano, quindi preferisco lasciare la risposta a un amico. Valerio Brea, Propaganda Live! E bentornato, Valerio. Io credo che certi discorsi vadano avanti da tempo immemore, ma dalla preistoria proprio. Penso al primo uomo che ha inventato il fuoco. Chissà quanto tempo, no? Lì a provare a sfregare i legnetti, senza mai fermarsi, ostinato, imperterrito, fin quando un giorno apparve quel filo di fumo che preannunciava una debole fiammella e infine, oh, il fuoco. Quasi tutti quelli della sua tribù si saranno complimentati, increduli e sterrefatti, quasi tutti, perché un gruppetto di 4 o 5 gli avrà invece detto di aver speso tutto sto tempo per accendere il legnetto mentre il resto della tribù doveva ancora andare a prendere l'acqua al fiume e trasportarla con le mani messa a coppetta. Ma non era meglio risolvere prima il problema delle mani a coppetta, invece di sprecare tutti sti legnetti con sta boiata del fuoco? Ora,
Quanto sarà passato da allora? 1,5 milioni di anni? Oggi è tutto uguale. Mandiamo una sonda nello spazio e c'è sempre qualcuno che commenta. Siamo arrivati lassù, ma qui giù il treno ci mette ancora 4 ore per arrivare da Roma a Pescara. Cioè, la loro idea è che il progresso umano debba avanzare tutto assieme, omogeneamente. Nulla deve arrancare, nulla deve sopravanzare. Insomma, che nessun tentativo esplorativo dettato dalla pura sete di conoscenza vada espresso se prima non si è risolto il problema delle mani a coppetta. Chissà se nella storia avessero prevalso questi qui. Se la linea di pensiero pragmatista fosse risultata dominante. Anno 1962, giornata luminosissima a Cape Canaveral. Il direttore generale della NASA riunisce tutti quanti in un gigantesco hangar sulla pista di lancio dell'Apollo 1. Prende il microfono e dichiara: amici, colleghi, signore, signori, ho apprezzato ciò che tutti voi avete prodotto in questi mesi. Bella la cosa del razzo a 3 stadi. Bellissimo il modello del modulo lunare LEM. Geniale la tecnica di rientro nell'atmosfera fermata solo nel tratto finale dai paracadute. Tutte idee meravigliose. Lavoro egregio, ma, signore e signori, la Luna dovrà aspettare. Perché esistono delle priorità. Dobbiamo mollare il progetto di sbarco sulla Luna e concentrare tutte le nostre forze su un obiettivo molto più ambizioso. La riduzione dei tempi di percorrenza sulla tratta ferroviaria Roma-Pescara. Pochi giorni dopo, Kennedy rilascia al mondo la celebre dichiarazione: scegliamo di andare da Roma a Pescara in meno di 3 ore entro la fine del decennio e di compiere tutte le altre imprese, non perché siano facili, ma perché sono difficili. Nello stesso momento al Cremlino, Nikita Khrushchev ascolta quel messaggio e senza alcuna esitazione azzera il programma spaziale sovietico. Poi convoca d'urgenza Yuri Gagarin, che si presenta 2 ore dopo, ancora in tuta, col casco sotto braccio, perché era pronto a decollare col suo razzo Vostok dal cosmodromo segreto in Kazakistan. Khrushchev gli domanda a bruciapelo: Yuri, tu soffri il treno? E Gagarin, battendo i tacchi, risponde: non se viaggio nel senso di marcia, compagno segretario. L'obiettivo di Khrushchev non era più la Luna, era arrivare da Roma a Pescara prima degli Stati Uniti nel fantastico tempo di 1 ora e 31 minuti. La corsa a Pescara fu uno sforzo mastodontico per le due superpotenze. Mai nella storia dell'umanità fu investita in un unico obiettivo una tale quantità di cervelli e di denaro. Gli occhi del mondo erano puntati tutti lassù, all'Abruzzo. I sovietici marcarono il primo punto in questa gara facendo arrivare una littorina a tagliacozzo con dentro una cagnetta di nome Frechete. Poco dopo incrementarono il loro vantaggio quando Yuri Gagarin orbitò per 3 giorni intorno alla stazione di Sulmona a causa del guasto a uno scambio, stabilendo il record di permanenza umana in un vagone di seconda classe. Fu allora che gli Stati Uniti compresero che di questo passo avrebbero perso la competizione, ma rinfrancati dalla spinta emotiva di un'intera nazione, raddoppiarono gli sforzi. La storia la conosciamo. Il 20 luglio del 1969, Neil Armstrong, dopo un viaggio durato solo 2 ore e 6 minuti, saltava giù dal predellino della carrozza 8 e toccava il marciapiede del binario 1 della stazione di Pescara Centrale, pronunciando in quel momento le indelebili parole: è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per i pendolari abruzzesi. Alcuni diffusero l'ipotesi che le immagini dello sbarco a Pescara fossero false. Si capiva dall'ombra del treno, dicevano, e dal fatto che quella che si vedeva nel finestrino del vagone non potesse essere la maiella. Girava voce addirittura che quel video l'avesse realizzato Stanley Kubrick, che per l'occasione aveva acquistato un terratetto a Montesilvano, dal quale non usciva mai. Fatto sta che da allora le missioni ferroviarie tra Roma e Pescara si sono succedute una dopo l'altra fino a diventare un esercizio di routine, almeno fino al famoso incidente del pendolino 13,
che iniziò con una frase divenuta iconica. Termini, abbiamo un problema. Valerio Prea! Pubblicità, pubblicità, tra poco qui, Propaganda Live. La Propaganda Orchestra in questo tributo omaggio continuo ai Daft Punk, una Propaganda Orchestra sotto botta quest'oggi, come un po' a tutti noi, ma andiamo avanti. Allora, ne sono successe questa settimana c'era un compleanno per noi abbastanza importante, e che avevamo deciso di seguire, avevamo proprio deciso di andare a festeggiare chi compiva gli anni, e di andare in particolare verso Codogno. Questi sono tre minuti che introducono questo viaggio, questo viaggio però dura poco. Adesso vi facciamo vedere come era partito. Tutto bene. Senti, la portata di regali per Giulia? Sì. La sagoma da Milano, esatto. Perché in quest'anno l'informazione è stata importante, quindi avere da Milano un cameretta è importante. Poi la sagoma del presidente, che è andata a Codogno, quindi comunque tenesse Mattarella in cameretta è importante. Poi, visto che andavamo a Codogno, questa è una grande idea editoriale, regaliamo a Giulia anche una sagoma del maestro Codognotto. Codognotto a Codogno, sa quanto tempo è che non facciamo un viaggio in macchina in 5? Presidente, al centro, la cintura. Gli mettiamo la cintura. Bravi. No, ecco qua. Vai. Il maestro Codognotto qua, poi mettiamo Marco da Milano. Andiamo, verso nord. Balla nessuno dietro, pensa se ci fermano i carabinieri. A voglia autocertificazioni, come glielo spieghi che abbiamo dietro Mattarella? Autogrilla. Pierfra, sta a pensare, Equa de Rosa, la parità del genere, tutti gli uomini stanno a portare, ma soprattutto a Giulia. Queste tre sagome gli faranno piacere, ma insomma, ce l'abbiamo una sagoma più adatta? Ecco sì. Qua, questa è la sagoma per Giulia. Inseriamo Marco. Ecco qua. Ok, abbiamo messo. Sì, adesso sì. Te che canzoni sai della Rosini? Qua su Spotify sono tutte in spagnolo. Viveme, amores extraños. Amores extraños. Io sapevo che non c'era niente. Mi spiace quando arrivi. Non ci sono telefoni. Che promessa rotta sin cumplir. Solo amores. Problemat. Bello. Amore problematico, se bella, spagnolo, è tutta un'altra cosa, basta. Ma quello Marco se n'è andato e non ritorna più, com'era? Marco! Chi era che se n'era andato? Marco? Marco se n'è andato. La solitudine era, su, che Marco. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, questa da Milano la canta tutta. La solitudine, na, 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 na. Scusa la presidente. Questo silenzio dentro me è l'incudine di vivere una vita senza me, la solitudine. Certo, Laura e Laura, vabbè, ma basta, va. Brava Laura, brava. Insomma, tutto ci ha detto.
Allora, questo era il viaggio, stavamo andando. Era lunedì, stavamo più o meno a metà strada, poi la giornata ha preso tutta un'altra piega, un altro segno, diciamo l'umore era radicalmente cambiato e morale della favola, non siamo più andati a Codogno, però avevamo comunque un compleanno da festeggiare e abbiamo pensato, ma questa ragazza ci è diventata maggiorenne e a questo punto Giulia da Codogno, a Propaganda Live, eccola qua. Benvenuta Giulia. Nieto, prego. Ecco qua, hai visto? Sì. Tutte abbiamo cantato pure in spagnolo. Ho visto. Le sai pure in spagnolo? Alcune sì. Al tipo? È Amores Extraños. Ma dice proprio Amores Problemáticos. Sì. Perché Amores Problemáticos. Che è curioso, tu la canti in spagnolo o... Italiano. Italiano? Sì. Tu sogni in spagnolo o in italiano? Italiano. Italiano, ok, perfetto. Allora, Giulia, facciamo un rapidissimo riassunto. Hai fatto 18 anni proprio lunedì. E tu scrivi nella tua bio sul tuo profilo Twitter, sono la prima, non sono nota, com'è che hai scritto per essere la prima? La prima persona in Europa ad aver compiuto gli anni in quarantena. Tu questo monitoraggio sull'Europa quando l'hai fatto? Cioè, sei sicura perché? Che non c'è qualcuno, diciamo che non so, in Ungheria, non lo so, no? No. Perché Codogno è stato il primo paese in quarantena in Europa. E noi abbiamo avuto, diciamo, la fortuna, anche la bravura di imbatterci nel tuo profilo, abbiamo raccontato la tua storia, da quel momento tu hai ricevuto tanti commenti, tante persone che ti sono state vicine, hai continuato a raccontare la quarantena di Codogno, che all'inizio era solo di Codogno e di pochi altri paesi, poi è diventata l'esperienza che abbiamo fatto tutti quanti. È passato un anno, hai fatto 18 anni, cioè non è che sei passata dai 16 ai 17, sei passata dai 17 ai 18. E adesso che hai... Allora, 18 anni come l'hai festeggiati? Che cosa ci siamo persi? Dove... Niente, sono stata... Hai fatto 18esimo? Sì, con tre mie amiche e basta. Tre, perché giustamente siamo ora, giustamente. Esatto. Però sono stata in diretta su Twitter con tutte le persone che mi hanno seguita in questi mesi. Ok. E quindi... Ecco, come questa tua, diciamo, relativa popolarità sui social, ti ha preso la mano sta cosa, eh? Sì. Ti piace, eh? All'inizio ero un po' spaesata e poi mi sono tranquillizzata quasi subito, ho preso in mano la situazione. Infatti, sei diventata un bel mostriciattolo, vedete, nel senso, relativamente parlando, Rico salviamo, c'è la mamma qua in studio, che ancora non si è convinta del fatto che tu sei diventata maggiorenne. Esatto. E ormai fa come gli pare, cioè, lo dico anche perché io ne ho una che si avvia verso i 18 anni, anzi poi ti chiederò cose. E quindi, scusa, stavi dicendo, ti piace questa cosa social, la stai gestendo, tant'è che adesso ho letto... Hai fatto, mi racconti questa cosa, un profilo? Allora, ho creato un account, un secondo account su Twitter per commentare Sanremo settimana prossima. Sì. Perché sul mio account principale ho 12.000 follower, quindi... Capito? Sta così che proprio già... c'ho 12.000 follower. E a molti non interessa, quindi ho deciso di creare un altro account. Hai i tuoi 12.000 follower? Vabbè, ma se io seguo Giulia, la seguo perché la seguo in tutti i suoi aspetti. Fa niente. Che fai, un account per Sanremo, poi un account per Grande Fratello? No, anche account... perché voglio avere il mio account ordinato, quindi parlare solo di alcune cose. Sanremo lo metterebbe in disordine. Esatto. Tu quindi la prossima settimana vedrai Sanremo tutti i giorni, tranne... Facile questa. Tutti i giorni, venerdì. Tranne venerdì, bravissima Giulia, bravissima. Senti, E adesso che hai 18 anni, che lasciamo, diciamo, da parte un attimo l'aspetto quarantena, ondate varie, mi interessa il fatto che tu appunto mi sia salita di livello, che cosa farai adesso? Allora, la patente... Adesso tu puoi votare, questa è una trasmissione, sì, dove si parla di questa cosa che fino all'altro ieri non potevi fare, per esempio? Posso votare, posso prendere la patente, per cui sto già studiando, e posso fare i tatuaggi senza i consensi. Questa è la vera emancipazione, è questa. Votare, tutto sommato, la patente, ma i tatuaggi senza consenso, senza appunto i genitori che dicono e già hai una lista di tatuaggi pronti? Sì. Tipo Amores Problemáticos, no? Tutto qua? No? No, no, voglio tatuarmi una casa sul polso, che è anche nel mio nome di Twitter. Ah, già, che hai, è vero. Ok, vedi? Ti volevo chiedere, si è parlato molto, giustamente, ma non abbastanza probabilmente. Qua abbiamo, allora, tu mi dicevi adesso vai a scuola, in che modalità? 50%. Andiamo a scuola un giorno in dado, un giorno in presenza. Un giorno e un giorno? Sì. Perché mia figlia fa una settimana, invece tu fai un giorno e un giorno. Sì. E questa cosa è meglio, è peggio? A me piace di più perché preferisco la scuola in presenza.
Quindi andare a scuola un giorno... Diciamo, senti meno il distacco. Esatto. Vedi, questa è un'ipotesi che non avevo, che non avevo ancora considerato. E che cosa c'è? Dicevo, si è parlato molto dei problemi di tutti, ovviamente tutte le generazioni stanno, hanno vissuto e stanno vivendo dei problemi in relazione a questa situazione unica, e, però la vostra è una generazione particolare dove ci stanno mille prime esperienze, no? E si cresce di più di quanto non cresciamo noi ormai. E però ci sono tutta una serie di esperienze mancate, oggettivamente ne state facendo tante altre che noi a quell'età non abbiamo fatto, aggiungo per fortuna, ma comunque che stanno formando il vostro carattere. Ti chiedo, da genitore e quindi da adulto, da rappresentante di questa schiera di babbioni qua, che cosa c'è che noi non abbiamo ancora, noi diciamo, non noi programma, noi adulti, raccontato della vostra quarantena, dei vostri problemi, di quello che vi è mancato, che vi sta mancando e che invece dovremmo considerare un po' di più, anche quando magari vi cazziamo, tra virgolette, perché magari non siete stati attenti o perché... Penso tanto il contatto sociale e fisico, come tutti, però noi probabilmente sentiamo un po' di più il distacco. E, ad esempio, a me sono mancati tanti viaggi, concerti e avrei fatto tantissime esperienze e conoscenze e questa è una cosa che mi è mancata. Senti, noi non siamo venuti a Codogno, speriamo di tornarci appena sarà possibile, diciamo, conosciamo te, intanto avevamo anche altri contatti sul posto e ci siamo già scusati con loro e cercheremo di conoscerci presto o tardi. Ti chiedo qual è la situazione appunto in questo momento a Codogno, che è diventato un posto comunque simbolico per la storia che stiamo vivendo adesso. La situazione penso sia uguale in tutta Italia, quindi non c'è differenza. Per quanto riguarda le varianti, penso che i casi stiano crescendo anche a Codogno. E infatti lunedì entriamo in zona arancione in tutta Lombardia. Allora, nel chiederti di continuare a raccontarci nel tuo, decidi tu quale profilo, comunque noi adesso seguiamo quello soprattutto, di continuare a raccontarci la tua esperienza, al di là dell'esperienza di Codogno, ma la tua esperienza di ragazza di 18 anni che ci interessa, almeno personalmente ci interessa sapere, se no finiamo sempre a parlare di queste generazioni qua che sono francamente sempre meno interessanti. E noi avevamo dei regali che ti stavamo portando, hai visto che robetta, sì. Hai visto che roba spettacolare. Allora chiederei, ecco, allora qua abbiamo, allora per la tua cameretta decidi te adesso, per le prossime dirette su Twitter che farai, ci terremo a vedere, cioè pure, fai pure brutta figura se non si dovessero vedere. Allora lui è presidente, che è stato a Codogno, un applauso alla sagoma, presidente Mattarella. Lei è la sagoma di quella che abbiamo capito essere la tua cantante, una delle tue cantanti preferite, Laura Pausini. Sì. Ok? E a questo punto, guarda, vedi tutte queste sagome? Sì. Allora, da Milano ce l'ha, da Schianchi e Costanza si muovono, ok? Loro sono, qua, fatevi vedere che, Berlusconi e Conte hanno la mano alzata, ma sono finti anche loro. Però, scegli, prenditene una a caso a tuo piacimento. Dai un'occhiata, qua c'è Lady Gaga, che ne so, non lo so. Quella di Meghan Markle. Quella di? Meghan Markle. Prego. Giulia! Un grande applauso, grazie mille, grazie. Inquadriamola mentre si porta via parte di pubblico, dov'è? Eccolo là. Molto bene, e via Meghan. Un grande applauso a Giulia, nostra cronista da Codogno maggiorenne, grazie. E adesso la musica di Meg. A Propaganda Live. È inutile cercare un perché, non c'è mai stato niente di spiegabile, tutto doveva succedere, niente sembrava possibile. Prevedibile e la mente si fa labile, ma saprò rispondere se ti vorrei chiedere qual è la versione integrale dei tuoi pensieri, qual è la traccia nascosta dei tuoi desideri. Lo so, no.
basta sentire, credimi, quello che sei per me. È inutile spiegarlo con parole, con le note proverò, cercando nuovi accordi e nuove scale. Dal silenzio delle cose non dette, al silenzio delle cose taciute, alle promesse regalate telepaticamente, risa mute. Scegli il momento per non parlare, risparmia il fiato, lasciati capire. So che ti vorrei sapere più di quanto non so che mi sapresti parlare. Se solo se, solo se, so che mi sapresti ascoltare. Se solo se. Basta sentire, credimi, quello che sei per me. È inutile spiegarlo con parole, con le note proverò, cercando nuovi accordi e nuove scale. Quello che sei per me. È inutile spiegarlo con parole, con le note proverò, cercando nuovi. Guarda, guarda, ci vedremo più tardi. Applausi a Meg, ai musicisti di fuori, ai musicisti qui dentro. E andiamo avanti con la trasmissione. Allora, allora l'abbiamo detto, stavamo andando a Codogno, è arrivata questa notizia, ne arrivano tante di notizie, però questa è stata una notizia che a noi ci ha colpito un po' di più di quanto probabilmente sarebbe accaduto con altre notizie pure simili, perché comunque era una storia che qua in qualche modo avevamo raccontato. Cosa avevamo raccontato? Avevamo raccontato i posti dove è accaduta, avevamo raccontato in parte, in minima parte, anche l'ambasciatore Luca Attanasio che avevo conosciuto insieme ad altri tre ragazzi di Medici Senza Frontiere, che è l'organizzazione grazie alla quale ho fatto questo viaggio, ho fatto questa esperienza, eravamo stati suoi ospiti in ambasciata e l'avevo intervistato. Questa intervista, diciamo, questa settimana è stata molto riproposta più o meno da tutti, ci arriveremo, però abbiamo deciso in questa puntata, per rendere omaggio a Luca Attanasio, a Vittorio Iacovacci e a Mustafa Milambo, di farvi rivedere buona parte di quel viaggio, per rivedere, diciamo, con gli occhi di adesso quello che abbiamo visto 2 anni e mezzo fa in questa trasmissione. In quel viaggio fatto nell'agosto del 2018, per capirci, qua stavamo col governo Gentiloni. No, il governo Conte. Era che periodo del 2018? Agosto 2018. No, era già il governo agosto Conte 2018. Conte 1. Da giugno. Scusate, ho detto una scemenza. Venivamo da... Sì, pardon. C'era la 18, c'erano appena state le elezioni, erano i giorni della 18, scusatemi, ho sbagliato, errore mio, Conte 1, era il periodo in cui le organizzazioni non governative venivano fortemente criminalizzate, certo, e questo, certo, devo dire, non cambia da governo a governo, è per questo anche che ho sbagliato, perché forse questa azione di criminalizzazione è cominciata proprio prima col governo precedente, esatto. Non che voglio, scusate, come dire, darmi una giustificazione dell'errore oggettivo, ma mentalmente aveva un senso. E questo è l'atterraggio all'aeroporto di Kinshasa. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Buongiorno Bless. Sta al telefono, Bless. È lontano il Congo? È lontano. Kinshasa poi è ancora più lontano. Ciao Bless. Bless, no, no, sono. No, 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 no. Ciao, no, perché Bless? Non lo so. Ciao, nonno. No. Nonno. Nonno, le protocolli. Ok, Diego, ti m'appelli Diego. Diego, soyez le bienvenu à Kinshasa. Merci, merci beaucoup. Ici, on vient de sortir de l'aéroport pour les résidences. Ok, perfetto. Andiamo a casa da qua. Dicevo io... niente, nonno, guarda. On est ancora all'aeroporto, ancora a Fiumicino. Che c'è? Ah, ok, chiude, bravo, giusto.
Come... Allora, questa è la prima delle tante cose che vi farò notare, che vi ho fatto notare, diciamo, allora. Però quando lui mi dice chiudi la portiera, non mi dice chiudi la portiera perché la portiera è guasta e puoi volare di sotto, no. Dice chiudi la portiera perché qualcuno potrebbe aprirla dall'esterno, ok? Quindi, diciamo, le avvisaglie di una situazione comunque non rilassata ci stanno durante tutto quanto il percorso, durante tutto il viaggio. E qua siamo appena usciti dall'aeroporto a Kinshasa. Brutta di bravo. Allora, voi mi avete dato già un numero di telefono. Questo è il telefono mio. Come arrivi a Kinshasa, telefono nuovo. Questo è un autobus. No. Questo è un autobus. C'è un taxi. Bus. Non esistono, esistono solo taxi privati. Un mese fa hanno deciso di pitturarli tutti di giallo per renderli più riconoscibili. Devi accendere la freccia, nonno. Dice che non sai la freccia. Bravo, ecco. No? Kinshasa, 24 municipi, fa quanti abitanti? 17 milioni. Terza città africana dopo Cairo e Lagos. C'è una partita tra una delle squadre di Kinshasa, che è il Vita Club, contro una squadra del Marocco che si chiama Raja Club. E adesso passeremo anche davanti allo stadio, c'è fermento. Papa una cifra, vedi questo scherzo? Papa una cifra. Questo Papa una cifra, diciamo, aveva attratto la mia attenzione. Papa una cifra, che vuol dire molto cattolico. Ciao Alfred, Diego. Buongiorno. Abbiamo cambiato macchina. Giorgia e Diego, Alfredo Volò. Adesso davanti allo stadio. Allora, quello che ha fatto lì Giorgia, che poi vedremo fare più volte, è un'altra cosa che si fa per motivi di sicurezza. Cioè, viene sempre comunicato ogni spostamento dello staff di Medici Senza Frontiere, in questo caso ad una centrale operativa che sa esattamente dove stanno Giorgia, dove sta quell'autista, dove stavo io, in quel preciso momento, proprio per ragioni di sicurezza, per controllare e mappare tutto lo staff in tempo reale. Allora, questo è il primo mitra che vedo, di tutta una serie di mitra. Questo è uno dei pochi pure che ho ripreso. Questo ora lo vedo un po' sfocato perché ho fermato male. Ma questo militare o simile, adesso è complicato capirlo, che attraversa la strada, ha una mitraglietta a tracolla. E ne avrò visti tanti, ne ho ripresi pochi, proprio perché era opportuno non riprenderli. Portava il mitra a spasso. Questa è la via nostra? Sì. Tutto sto filo spinato? Cioè, abbiamo pure noi il filo spinato, sì. Questa verde? Sì. Diego? No. Bellissimo. Questa è la stanza mia? E come ci si entra qua dentro? Cioè, mi troverete impigliato a sta stanza dietro? Ma ci sarà una tecnica per entrare qua dentro. Da chi è che stiamo andando? È capomissione per Ebola. Capomissione per Ebola? Sì. Quindi non si fa problemi se puzzo di questa cosa. Anzi, non sarò contento. E Giorgia e Diego. Ok. Tu t'appelli? Je m'appelle Salah Issoufou. Salah Issoufou. Je suis médecin, je suis Nigeria. L'area où se trouve maintenant cette épidémie, c'est... C'est le nord Kivu, qui est l'est du Congo, au niveau de Beni. Il y a eu des cas, surtout à Mangina. Dans cette localité, il y a eu des décès. Combien de cas on a maintenant? Alors, au total, selon le ministère de la Santé, il y a 90 cas avec 49 décès. Cette cas, l'épidémie, c'est particulier parce que c'est une zone où sont les bandes armées, une zone de guerre. Oui, et il faut dire que c'est assez complexe la situation parce que c'est une zone de conflit récurrent avec l'opération militaire actuellement en cours contre les groupes armés d'opposition. Donc, du coup, ce qui rend difficile l'intervention humanitaire parce qu'il y a certains axes, notamment quand tu prends la partie nord de Beni, qui est une no-go
aux zones où les humanitaires ne peuvent pas aller. Vous êtes en train de faire les vaccinations? Alors, la vaccination, c'est le ministère de la Santé qui le fait. Pour l'instant, c'est focus sur le personnel de santé, le personnel contact et le contact des contacts. Ce sont à peu près à 600 personnes vaccinées. Nous avons 43 patients en hospitalisation avec 6 suspects et 37 confirmés. Et ça devient inquiétant, la situation Ebola au Congo. On va à Goma, c'est dangereux. Alors, non, c'est pas dangereux. Elle m'a dit qu'elle n'est pas dangereuse. C'est pas Goma, elle m'a dit, c'est dangereux. Goma, honesto. Alors, Goma, nous avons une équipe à Goma, MSF aussi. Tu peux aller aussi à Mangina. Je pense pas. Non, Mangina. Non, c'est pas dans les plans. Va bene, grazie. Merci. Allora, un applauso intanto al staff di MSF, qua abbiamo incontrato il primo, questo medico nigeriano. Allora, in quel momento ovviamente non si parlava di Covid, non si parlava di coronavirus, si parlava di Ebola. Era riscoppiata una nuova epidemia a Beni, che è nel Nord Kivu, quindi nell'area dove tra poco andrò, nell'area di cui si sta parlando tanto in questo periodo, e l'intervento in quelle zone è reso più complicato dalla presenza di tantissime bande armate. Alcune di queste zone sono addirittura delle no-go zone per le stesse ONG, cioè zone che sono talmente pericolose che non ci si può andare. Quando io gli chiedo, non è una zona pericolosa a Goma, non mi riferisco a Goma in generale, ma mi riferisco alla situazione di Ebola, perché Ebola in quel momento stava a 300-400 chilometri, che se pensiamo qua alla nostra autostrada, diciamo vabbè, uno prende la macchina e in 2-3 ore arriva. No, lì diciamo che per fare 300-400 chilometri ci vuole decisamente di più, comunque stava arrivando. E poi vedrete che comunque anche a Goma l'attenzione per Ebola sarà molto presente. Questo è il fiume Congo. Oh, was you ever on the Congo River? Blow, boys, blow. Black fever makes the white man shiver. Blow me, bolly boys, blow. An Irish ship came down the river. Blow, boys, blow. Her mast and yards, they shone like silver. Blow me, bolly boys, blow. And blow me, boys, and blow forever. Blow, boys, blow. Yonder comes the arrow packet. Blow, boys, blow. She fires her guns, can't you hear the racket? Blow me, bolly boys, blow. And who do you think was the skipper of her? Blow, boys, blow. Why, Bully Hayes, the sailor robber. Blow me, bolly boys, blow. And blow me, boys, and blow forever. Blow, boys, blow. I blow me down that Congo River. Blow me, bolly boys, blow. And what do you think they had for cargo? Blow, boys, blow. Why, black sheep bad hat? Ecco, allora lui è un altro che girava così armato, e con questo ragazzo abbiamo avuto una notevole discussione, mi ricordo, con lo staff di Medici Senza Frontiere. Quello era un giorno, diciamo, di vacanza. Avete visto tavolini, si prendevano birre, congolesi, personale di organizzazioni non governative. Io a un certo punto lì, ancora relativamente rilassato, facevo tutte queste riprese, dico qui si può fare, invece no, perché per fare le riprese ci vuole un'autorizzazione. A me partiva in teoria dal giorno dopo, da quel giorno, l'autorizzazione che avevo. Lui mi vide, ci prese in mezzo, ci fu una lunga discussione con i vertici, diciamo, di MSF che stavano lì con le famiglie, eccetera, eccetera. Diciamo, il mio viaggio stava per finire lì, poi ci mettemmo d'accordo con, diciamo, non con dei soldi, ma con delle birre probabilmente, e la cosa fu risolta tranquillamente. Ma comunque il momento di tensione ci fu già lì, pubblicità, e poi continuiamo il nostro viaggio. La propaganda che sa chiumi lì per questo pezzone dei Daft Punk, pezzo straordinario. Torniamo a Kinshasa, siamo qui. And what do you think they had for dinner? Blow, boys, blow. Well, a Frenchman's talking to the Scotsman's liver. Blow me, bolly boys, blow. Questo è un semaforo. Sono dei robot, sono.
È un semaforo sarebbe. Guarda, guarda, muove le braccia. Ah, quindi funziona. No, fantastico. Pensa questo in Italia. Buongiorno, qui in ta posizione direzione ambasciata italiana. Abor, Anna, Giorgia, Bruno, Diego e Davide. E Davide volà. Stiamo andando all'ora di pranzo dall'ambasciatore italiano. Che ci ha invitato. Mi raccomando, un po' di contegno, non fate che arrivate subito. Stavo a scorcare un pranzo dall'ambasciatore, che sarà consapevole, pure il lavoro suo. Beh, spero di sì. Questi sono panzerotti italiani o congolesi? Italiani. Noi siamo ospiti della residenza dell'ambasciatore Italia, grazie. Noterete subito il tush congolese, che è la pasta croccante. Vedi che c'era il tush congolese, dicevo io. Non fate far figure adesso, no? Perché nei filmati che faccio mi accusano di mangiare sempre. Però non avevo ancora mangiato mai in un'ambasciata, capito? Sono dovuto venire fino a Kinshasa per mangiare in un'ambasciata italiana. No, ma così ti dicono veramente che riprendi solo quando si mangia. No. È un tentativo, e voi ufficialmente siete i primi ospiti. Ecco, che sapevo che eravamo cavi di qualcosa. C'era il trucco. I primi ospiti a essere serviti dal nuovo chef, che sta cercando di imparare un po' la cucina italiana. Tenuto conto che lo chef che gli insegna sono io, non so se il risultato sia veramente. Ah, vedi. Tanto grazie, ottimo pranzo. Il cuoco ha imparato. Quanti italiani ci stanno in Congo? Circa 1200. Sono sparsi soprattutto in quattro zone: Kinshasa, nel centro, al sud a Lubumbashi e nel nord e sud Kivu, dove sta andando lei. Perché? Citiamo per lei, giustamente. Principalmente gli italiani che stanno in Congo, perché stanno in Congo? Gli italiani sono arrivati qua alla ricerca di un futuro economico migliore e quindi sono gli esponenti di questa migrazione economica. Migranti economici? Sì, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'era la percezione e la speranza di una vita migliore. Così è stata per diversi anni, perché in Congo c'è stato tutto un boom economico successivo alla Seconda Guerra Mondiale, di cui gli italiani sono stati protagonisti e hanno potuto rendere questo paese più strutturato, più grande, più prospero, e soprattutto nel Nord Kivu, dove andrai tu, era visto come una sorta di Eden, siccome la terra è fertilissima, e molti italiani andarono nel Nord Kivu per creare fattorie e dedicarsi soprattutto all'agricoltura. E poi c'è una migrazione invece di missionari sparsi in tutto il terreno, e li trovi dappertutto a fare cose straordinarie. Grazie mille per l'ospitalità e il pranzo. Grazie a voi, buon viaggio, restiamo in contatto. Assolutamente sì, buon lavoro. Grazie. Applauso. A queste immagini, a Luca Attanasio. E niente, vabbè, in questi giorni diciamo, ho ricordato più volte questa circostanza molto interessante, piacevole, perché avete visto, insomma, il clima, noi eravamo andati là veramente con così l'impostazione mentale di quelli che andavano in un posto che non era per loro, insomma, mai in un'ambasciata, non c'eravamo mai stati, e fu tutto molto facile, molto semplice. L'ambasciatore ovviamente è impeccabile nello svolgimento del suo ruolo, avete visto, mi dava del lei nell'intervista, e comunque abbiamo fatto questo pranzo di piatti italiani che lui stava insegnando allo chef dell'ambasciata, dove lui ci aveva raccontato molto della storia della Repubblica Democratica del Congo. E lui veniva dalla Nigeria, dove era appena stato, insomma, per l'età che aveva già un curriculum notevole, delle esperienze molto interessanti, molto forti, e anche la storia della stessa ambasciata italiana lì a Kinshasa era stata particolarmente travagliata. Mi ricordo che aspettava l'arrivo della famiglia, insomma, tutte cose che lì per lì, quando le vivi in quel momento, poi ci fai caso fino a un certo punto e ti ritornano tutte quante indietro, tutte insieme. E lui aveva messo, insomma, appunto
nell'organizzazione di questo viaggio, che non è stato un viaggio semplice, insieme a Medici Senza Frontiere, lui sapeva che sarei arrivato, che sarei andato lì a Kinshasa, ma soprattutto, come mi dice, che sarei andato poi nel Nord Kivu, che è dove è accaduto quel che è accaduto, che è un posto particolarmente problematico per tanti motivi. Nell'intervista che ho fatto, sottolineo solo la frase che sottolineai anche allora, quella dove si parla degli italiani come migranti economici che erano andati in Congo a fare la propria fortuna, oltre che la fortuna anche, diciamo, poi dell'economia locale, ma soprattutto a cercare fortuna in Congo. E nel momento, questa conversazione avviene nel momento in cui si parlava tanto appunto di immigrazione dall'Africa verso l'Italia. Qua sto al quartier generale di Medici Senza Frontiere a Kinshasa, sempre vi faccio vedere questo spezzone perché è sempre interessante, riferito soprattutto ai giorni. Julien, tu è? Je suis le chef de mission adjoint. Ça c'est les PPE, c'est les protections Ebola. Sì, in Italia in questo momento il y a une grosse polémique sur les vaccins. C'est facultatif. Les vaccins. Ouais. Ouais. Gli parlo della polemica che c'è sui vaccini in Italia. Gli dico, in Italia c'è una grossa polemica, è facoltativo il vaccino? Ah sì, è facoltativo, ah sì. E lui fa stocchiata come dire, boh, vi permettete questo lusso? Mi fa vedere diciamo, la tuta per chi va a trattare Ebola, che allora mi sembrava una roba d'astronauta, invece oggi diciamo, siamo abituati a questi diciamo, costumi, non costumi, insomma, a persone che indossano queste tute. Si les vaccins qui arrivent à Kinshasa et n'arrivent pas à être déployés dans les zones. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les épidémies perdurent. Déjà cette année, il y a plus de 20 zones de santé qui sont en épidémie de rougeole. C'est les enfants qui meurent sans vaccination. Et pour toi, c'est normal, mais je viens de l'Italie. E se mette in place un po' bizzarro. Lui dice praticamente ci sono queste epidemie che perdurano perché i vaccini non arrivano nelle tante aree del Congo, che è un posto enorme, e ci sono queste epidemie soprattutto di morbillo, con tanti bambini che muoiono. A questo punto siamo davanti alla cartina del Congo e lui mi fa vedere dove andrò. Siamo a Kinshasa. Congo è uno dei più grandi e dei più vasti paesi d'Africa. Kinshasa. E domani si va. Dove è Goma? Dove? Massissi, c'est quoi? Goma. Massissi, c'est une zone qui est extrêmement compliquée où il y a plus de 20 groupes armés différents. 20. La chose qui est compliquée, c'est qu'avant, il y avait moins de groupes armés, mais dans les dernières années, les derniers mois, on assiste dans le nord et dans le sud Kivu à la fragmentation des groupes armés. On a de plus en plus de groupes. En 2015, il y avait à peu près 90. Aujourd'hui, on en dénombre presque 140, 150 selon les dernières estimations des organismes. Et les groupes armés? Praticamente mi dice che prima c'erano una ventina di gruppi armati, nel tempo c'è stata una frammentazione di questi gruppi, adesso ci sono più di 100, 150, 160, insomma il numero varia, ma a quel punto cambia poco in quell'area là. Sono partiti. Molto bene, a che ora, dimmelo piano? 4:30. Il giorno dopo si parte. Pure prima, c'è il gallo che canta. Per Goma. Alle 3:55. Ma che si canta stura? Buongiorno. Questa è Goma. Certo, le buche di Goma, s'attivo le buche di Roma. Poi c'è pure Goma Capoccia. Vedi che chiama zitta. Vista lago. Questo è il lago Kivu. Stanno a fare terrorismo psicologico. Mica da ride. Non bastavano quelli che ti sequestrano, ti rapinano, ti accoltellano, ti sparano e ti ammazzano. Tra poco arrivano qua pure due che sono stati a Beni, dove stanno trattando Ebola. E allora la capa qua ha detto, oh, tutto a posto, insomma, tieni tranquilli. Però se avete delle inquietudini, fatemi delle domande, ma che te chiedo? Cioè, sì, inquietudini. Dice, al massimo non gli dai la mano. Tocca capire se usiamo lo stesso cesso, quello è importante. Dice, vabbè, non bisogna separare i cessi. Io ero tanto contento che c'avevo il cesso mio, è passato il primo testi tuo, si è chiuso dentro e ha pisciato. Mo, dove vado a fare i miei bisogni? E me ne manco, poteva pisciare l'altro cesso. Buonasera Francesco.
Allora, questa era, al di là della situazione, erano arrivati, stavano nel quartier generale di MSF a Goma, che era un punto, uno snodo, e questi giorni appunto le cartine di quell'area le stiamo vedendo più volte, dove arrivavano appunto da Beni alcuni medici che avevano trattato Ebola, e quindi erano come due medici che hanno trattato adesso il Covid, diciamo, nel nostro immaginario, tanto per capirci. E lì appunto diceva: uso lo stesso bagno, non uso lo stesso bagno, non dargli la mano. Io già lì, allora appunto, in relazione ad Ebola ragionavo così, adesso mi sembra tutto estremamente normale. E dopodiché parlo la sera, prima di partire per il villaggio di Masisi, verso la foresta del Nord Kivu, con Francesco, che era un consulente per l'emergenza umanitaria e la cooperazione, che è distanza a Goma, romano, che in due minuti mi fa la fotografia di quel posto molto efficace. Buonasera Diego. Abbiamo trovato un altro italiano potente. Come si dice uomo bianco, mi hai detto? Muzungu. Tu hai il compito di tranquillizzarmi, se puoi. Passare un paesaggio bellissimo. So, colline, un paradiso, è tutto drammatico il paesaggio, quello che succede, la bellezza, la miseria e... A me, scusa, mi è da ridere come lo dici, però... No, però è così, questo è un paese ricchissimo, enorme, grande come l'Europa occidentale, tipo da Lisbona a Berlino. E quindi? Fa gola, perché il sottosuolo è ricchissimo, tutto è ricchissimo, qua tutto è copioso, qui puoi coltivare qualsiasi cosa, tutte le terre rare stanno qua. Questo si associa con la povertà, la miseria, incredibile. Poi lo vedrai, insomma, andando su, ti piangere al cuore. Trovi dei livelli di violenza che sono mostruosi, sulle persone più indifese. Qui c'è metà della città di Goma che cerca l'acqua che i bidoni dentro il lago. Stiamo ancora così, non ci sono le fogne a Goma. Più di 1 milione di abitanti. Qui c'è il colera endemico, nel senso che c'è sempre. Ecco, del colera non mi stavo ancora preoccupato. Ah, no, c'è. Avrò fatto io avanti di colera, boh. No, vabbè, te curi dopo. Me curo dopo, ho capito, vorrei curarmi prima. Ma la cosa che cambia tra Muzungu e uno no, è pure il fatto che se ti pigli l'ebola, per esempio, se me la pio io. Ecco. Noi c'eremo, che ne so, 3 equip medicali che ci assistono 24 ore al giorno. Lì c'hai un medico per 100 persone. Questa cosa fa la differenza tra la vita e la morte. Qua, più che de pallottole. Se muore di acqua cattiva. De acqua, no, avevi detto acqua del merda. De acqua del merda, sì. Acqua contaminata dai coli, da, fondamentalmente dove non c'è la separazione tra acqua che te bevi o che usi per la cucina, per le altre cose, e gli escrementi. La maggior parte della popolazione qua non c'ha accesso all'acqua potabile. E questo provoca, soprattutto nella fase fondamentale dei 1000 giorni al concepimento, difficoltà ad assorbire per le donne incinte e poi per i bambini i nutrienti essenziali per lo sviluppo sano sia del corpo ma delle capacità neurologiche. Indebolisce tutto il processo di sviluppo di un individuo se sopravvive. Il tasso di mortalità sotto i 5 anni è ancora tremendamente alto. I congolesi dal Congo ci provano a nascere. In realtà, come nel resto del mondo, la maggior parte della gente si sposta, ma non va da un paese povero a un paese ricco, si muove nel paese vicino o nel villaggio vicino. Qui c'è un processo di urbanizzazione che non è soltanto dovuto ai conflitti, per cui va a cercare un posto più sicuro, è anche perché va a cercare modo di vivere, di studiare, di fare una vita, è normale. Normale. E invece di fare 10.000 chilometri, ne fai 200. Il 70%, il 60% dei migranti nel mondo è tra i paesi confinanti, tra paesi tutto sommato, come diciamo, poveri. Sì, diciamo così più o meno. Grazie Francesco. Diciamo il quadro completo, esauriente, sintetico per capire quel posto che cos'è. Sei. Andiamo a Masisi. Lasciamo Goma per andare verso Masisi. Comincia il viaggio per Masisi. Io mi sono messo sto gilet perché è meglio. Pure la bandiera abbiamo. Ah, è proprio come andiamo allo stadio, vedi? Ecco qua, ancora queste immagini, questi sono i caschi blu dell'ONU che girano, diciamo, per il mantenimento della situazione, controllare la situazione, però in realtà, diciamo, controllano fino a un certo punto e non impediscono certi avvenimenti. Comunque molto, vedete, molto ben visibili, molto presenti. Masisi e Goma 78 km, nel migliore dei casi ci mettiamo 4 ore, nel peggiore 8. Ospedale di Goma. We have to go and wash our hands because it's Ebola prevention stuff. Che dobbiamo fare? Lavare le mani per Ebola. Vedete? Lavare le mani. E poi questa cosa qua, che adesso diciamo per noi è cosa quotidiana. Io quando sono tornato ho detto: non potete capire che mi hanno fatto in Congo. C'era uno che mi misurava la febbre ogni volta che entravo in un aeroporto, uscivo da un aeroporto, entravo appunto in un ospedale, c'era questa prassi. Allora, vabbè. Siamo in
recuperato 4 pazienti, ci seguiranno un'altra macchina. Appena lasciato l'asfalto. La maggior parte della popolazione non ha l'elettricità né il gas a casa, che sia il carbone per cucinare. Allora abbiamo superato il primo checkpoint. Ovviamente i checkpoint io metto dentro la telecamera, quindi bisogna credermi sulla parola. C'è un checkpoint. Con tutti i militari, con i berretti di tutti i colori. Se mi vomito a sto giro. Fatto metà? Adesso stiamo aspettando la coincidenza, che è in ritardo. E si riparte. Mamma per Diego. Sono il benvenuto, non la massa. Merci. Allora, abbiamo appena superato il sesto posto del blocco, che era costituito da un camion messo in mezzo alla strada e da uno con mitra. Qua siamo già in zona delle bande armate. Sì, sì. Le bande armate sono tutte intorno a noi, ci guardano e ci fanno passare almeno per ore. Questa cosa dei posti di blocco, che ovviamente non riprendo mai perché appunto proprio per stare attento, diciamo, a non sbagliare nulla, però è varia, non è che erano tutti uguali. Cioè appunto questo che avevo appena passato, c'era un camion in mezzo alla strada che ti guarda e decide a quel punto se passi o non passi, tutti ovviamente sempre armati, magari c'è un solo ragazzo, magari altre volte invece ci stanno 6 militari in divisa, cioè ci può essere qualsiasi cosa, almeno ai miei occhi ovviamente. E noi perché passavamo? Come vedete stiamo su una macchina che non è blindata, non abbiamo la scorta, noi questa cosa la ripeterò sempre, perché è quello che ho vissuto. Passavamo perché? Perché avevamo le pettorine di Medici Senza Frontiere e la bandiera ben visibile di Medici Senza Frontiere. E essendo Medici Senza Frontiere utile a tutti in quel territorio, quindi tanto alla popolazione quanto alle bande armate nel momento in cui vengono feriti alcuni loro effettivi, diciamo, è il lascia passare migliore, diciamo, questo. Il che non garantisce nessuno, neanche Medici Senza Frontiere. Vede Massisi. Arriviamo a Massisi, dove c'è il primo di tanti briefing sulla sicurezza. Ma a Roma non usavamo le route, plus o meno come sa. Dans certains quartiers. A Roma le strade sono così, né? E comunque questa è la mia cameretta. Un briefing d'orientation? Ti è. C'è nuovo, ça? Je vais vous donner pendant une demi-heure les quelques petites choses qui sont importantes à comprendre pour pas faire de bêtises. On a un plan sécurité. Bêtises, c'est le stronzale. Si. Voilà. Et on va commencer par les mouvements. D'abord, vous devez toujours pouvoir prouver qui vous êtes, que vous travaillez pour MSF. Des photocopies de ça dans une pochette plastifiée dans votre gilet. Argent sécu maintenant, $50. Toujours sur vous, à portée de main, pas dans le fond du sac, mais vraiment dans une poche que vous pouvez avoir accès facilement. Pourquoi 50? Parce que tous les gens qui vont sur les axes portent également 50. C'est une mesure de protection au cas où on se retrouve dans une scène de braquage. On peut donner de l'argent facilement et les gens s'en vont avec cet argent sans que l'événement dégénère. Il ne faut pas avoir moins, parce que si vous avez moins, vous allez déclencher une discussion lors de l'agression. Si vous avez plus, les personnes qui donnent 50 après que vous ayez donné 100 vont être dans le... Voilà. Ensuite, les moyens de communication. Cette radio VHF que vous devez toujours avoir sur vous et un téléphone portable. Couvre-feu, on doit tous être à 9h dans cette base. Couvre-feu à 9h. Voilà. Okay. Pardon, j'ai le chat noir ici. Ouais, pas de souci. C'est ce gâteau. Le chat noir pendant le briefing sécu, c'est. C'est bon. Bon. Ah, ok, merci. Bon, merci, Jérémy. Avec le gâteau noir durant le briefing de la sécurité. Quelle bestia. Et ça, quel signal est?
C'est un bon signal. Des règles classiques, interdiction de fréquenter les zones de cantonnement de forces armées, discuter avec la police, les militaires et autres porteurs d'armes, strictement interdit. La seule chose qui est importante de savoir pour les communications, c'est que la Radio Room, qui est le centre névralgique de nos communications, doit savoir à tout moment où vous vous trouvez. La conséquence logique de ça, c'est que si vous quittez un endroit pour aller à un autre, vous devez l'appeler. Ici, vous vous trouvez dans la Safe Room. Ce bâtiment, il a été conçu pour se protéger des risques balistiques, balles perdues, etc. Dans le territoire du Massissi, on a entre 100 et 120 groupes armés en activité. Quand vous entendez des tirs, la conduite à tenir, c'est qu'il faut venir ici sans se poser de questions. Se fuori si sparano, veniamo qua. Pour Diego... Come dovete comandare usa sta radio? Quand vous êtes dans la maison, vous allez à la safe room si vous entendez des tirs. Quand vous êtes dans les bureaux, vous venez ici. De ce côté, vous avez un mur de sacs de sable pour la protection balistique. Et évidemment, si vous vous trouvez en dehors, que vous entendez des tirs, n'essayez pas de rejoindre ces safe rooms-là. Conduite à tenir, c'est de se coucher, de se protéger la tête avec les mains et d'attendre. Le plus difficile, c'est d'être patient. Se sparano, peut-être. Questa è la parte più importante di tutta la spiegazione. Sì, il becco spara, i cessi. Alla turca. Cesso alla turca. Per scaricare. Questo spiega il cesso. Prendi la brocca. Brocca bianca, abbiamo brocca detto, bianca. Mi raccomando. Non abbiamo detto. Okay. Prendere quella blu, quella arancione. La doccia anche. Bella doccia. Che c'è però? Quindi tu. Non esce l'acqua da là dal tubo? No. Prendi il secchio con la brocca che abbiamo detto gialla. Questa è l'acqua fredda. Raccomando, ogni volta poi ricordati di chiudere. È veramente bollente. Secondo me lo sai che faccio alla fine? Vado al cesso, ma basta, mi metto le mani in testa. E quando sparano mi metto a cagare la turca. Allora, questa, diciamo, al di là della sintesi, facciamo un applauso all'organizzazione. Però quel briefing sulla sicurezza, che è abbastanza impressionante oggettivamente e che dovevi comunque tenere presente e memorizzare una volta per tutte, perché sennò erano dolori, e valeva, mi veniva ripetuto in tutti i posti in cui sono stato, quindi me l'hanno fatta a Kinshasa, me l'hanno fatta a Goma, me l'hanno fatta a Masisi e poi me l'hanno rifatto pure quando sono ritornato a Goma e quando sono ritornato verso Roma, perché appunto è la priorità. Piove a Masisi. Masisi piove sempre. Piove sempre. Prima di andare a Masisi. Bella, sta cosa Masisi come Londra, non ci avevo pensato. C'è questa spiegazione della storia del Congo. La regione dei Grand Lacs. Nous avons les Hondés, nous avons les Tembo, nous avons les Pygmées, qui s'appellent des autochtones. Mais nous avons les Tutsi, nous avons les Hutu et les Kumu. Nous allons parler un peu d'historique, l'arrivée de toutes ces ethnies. Masisi. Tell me something. Mr. Government Man, tell me something. How long you really feel you coulda keep we under heel when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make your fucking deal, make your fucking deal. Eh? Comme ça. Les armes ont sillonné beaucoup dans les territoires. Toute la jeunesse de Massissi, ma génération, connaissent bien manipuler l'arme. Même s'ils ne sont pas des experts, mais ils peuvent tirer, ils peuvent vous intimider, ils peuvent te blesser. Parce que la plupart sont grandis, toujours dans la guerre, sous les armes, sous des tirs. Alors l'arme dorme sous son toit, dans leur maison. Quand il y a des conflits armés, ici ou bien tribaux, vous allez voir moins de 5 minutes, même la personne d'eau, vous n'imaginez pas, il est pasteur, vous le voyez dans son dos. Il est en veste, mais son arme est là-bas. Il y a beaucoup de banditisme, il y a beaucoup de braquages, il y a beaucoup de kidnappings, parce que les armes sont dans la possession des mains de tout le monde. Grazie. Sto più tranquillo. Allora, lui è André. È la persona più importante di tutte quelle che ho incontrato là, sono tutte importanti. Andrea è più importante di tutti, perché? Perché tutti gli spostamenti praticamente li garantiva lui. Lui è del luogo, è del territorio, ovviamente nulla è certo al 100%, però lui era quello che, diciamo, il giorno prima, con un leggero anticipo, riusciva ad entrare in contatto con i centri nevralgici, diciamo, delle varie zone, delle varie strade, per capire se era un momento in cui si poteva passare, quali erano le relazioni, chiamiamole così, diplomatiche nei vari villaggi, tra varie bande armate, e quindi, diciamo, si poteva procedere con l'operatività dei Medici Senza Frontiere. E questa è la notte che precede il viaggio a Mianjà, il primo villaggio. Stirred up the blood in the Mississippi mud. Rain shower.
gira, un permeabile da sopra, un permeabile da sotto, ginocchiere, gomitiere, guanti, casco. Tutto bene? Speriamo. Queste sono le cliniche mobili di Medici Senza Frontiere che raggiungono posti altrimenti irraggiungibili nel pieno della foresta del Nord Kivu. A Mianja, 29 km da qua, con Manuel Savan. Tu sei come un di Savan italiano? No. Tutto bene. Ah, tutto bene. Tutto bene. Finiamo tutto bene. Sì, tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Adesso lasciamo la strada principale e entriamo ufficialmente nella foresta. Animale, però, dimmi di la foresta del Nord Kivu. Incredibile quanto in questo momento la mia vita dipende da Manuel. Ci arrivo. Tutto bene? Oui. Niente, sì. No, adesso si scende. È difficile perché adesso piove pure, basta ma strapiombo. C'est la saison de la pluie. Oui, ça a commencé. Ça a commencé aujourd'hui. Ça fait trois jours qu'il pleut chaque, même le soleil. Ça veut dire qu'a commencé. Ça a commencé. Niente, è cominciata sti giorni la stagione delle piogge. Combien de deux, quatre mois. Dura quattro mesi, ha cominciato sti giorni, ha cominciato oggi. No, dico, no. Un elemento di difficoltà in più ci voleva. Ne arrivi. Ne arrivi a Miancia. Ciao. João. Era uno con la maglietta della Roma. Vieni a ripetere. Merci, merci beaucoup. Mi piace perché questo è il Congo, non quello turistico, capito, che fanno tutti. Questo è il Congo un po' più... autentico. Bravo, un po' più italiano. Dicevo, io andare in posto, però non fa proprio come fanno i turisti. Allora... questo è l'arrivo a Mianjà, pubblicità, e dopo andiamo a vedere cosa è successo lì, tra poco. Applausi ai musici. Allora, siamo nel villaggio di Mianjà,
dove sono arrivate le cliniche mobili e dove ci sono delle visite in corso in questa specie di presidio, che chiamare di ambulatorio, ecco, nel posto che state per vedere. Ça c'est le village. Ouais, le village, l'hôpital sur les Champs-Élysées. Ouais, c'est le Champs-Élysées de Mianja. Ouais. Et les gens viennent ici à pied. Oui, oui, oui. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked in a cold. Ci guarda male, sì. Siamo bianchi. Siamo bianchi, lui c'ha pure ape. Noi siamo vestiti, lui è nudo. Ci guarda male, sì. Mi guarderei male pure io. Vendere banane o liquore di banana, bananello, al mercato che sta sempre dritto. Pure altri vanno direttamente a Masisi a piedi. So highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. So room full of men with their hammers bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain. Gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. La malnutrizione può causare anche quelli che si chiamano gli odem, i gonfiori ai piedi, ieri, o comunque resto del corpo e anche delle scoriazioni. Ça c'est notre petit bracelet qui nous aide juste à prendre la masse corporelle. S'il est dans les rouges, celui-là il est sévèrement malnutri. Ici on ne peut pas prendre à charge tout ce qui est complication liée à la malnutrition. On le transfère à Massissi. Ouais, et ici de Mianja, on les transfère comment les patients à Massissi? Il marche. C'est ça. Questo sta meglio. I'm a long way from sight. Can't you see me, baby, fly? Can't you see me falling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall?
Can't you hear me, mama call? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me crawling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me, mama call? Dicono mamma come noi, eh? Dicono mamma come noi. Pure qua. E dicono pure aglio. Pure aglio, dico. Me hielo la habitación, no tengo calefacción. Can't get no satisfaction, so me bajo pa' la calle. It's a long night. Pierfra, alla fine c'è una finita, guarda. Sarà Juventus. L'equipe di football. Ah, oui, sì. Hai capito, Pier? Sono comunque andato con uno della Juve. Quando accendo la telecamera, i ragazzini scappano. Guardano, no, proprio come creature strane. Adesso faccio il numero preferito di Pier Francesco. Intanto un applauso a tutto quello che abbiamo visto fin qui, diciamo, al contesto, al lavoro che avete visto fatto da Medici Senza Frontiere, a quelle condizioni, a quei quattro poliziotti, come dire, in parata, che io ho potuto riprendere dopo aver chiesto loro l'autorizzazione, ovviamente gliel'hanno chiesto quelli di MSF ad essere ripresi, perché mai mi sarei azzardato altrimenti. E poi questi bambini che all'inizio ci guardano, mi guardano, poi a me addirittura con la telecamera, come una cosa appunto pericolosa. Avete visto un bambino che scappava a un certo punto? Quello probabilmente al 99% scappava da me. Però poi avviene sempre questa magia, per cui come rigiri il display della telecamera e loro si specchiano e si vedono, comincia, diciamo, in questo caso a giocare anche con la telecamera, perché avete visto comunque che non sono certo le condizioni a impedire il fatto che i bambini si divertano e cercano comunque di giocare. Avete visto come funziona sempre. È successo anche questo. Triangolo. Ciao Manuel. Ciao. Mazza, Benoit si è preoccupato, eh? Dico, Benoit si è preoccupato. Andava a pisciare. Ok, ciao. Tende va. Questo è un numero che fanno sempre. La caduta del giornalista a bordo. Ok. Sì, Manuel, tutto bene? Ok. Tutto bene. Ok. Allora, grazie. Pure questa l'abbiamo fatta.
sì, tu lo dici durante le interviste. Samara, adesso siamo arrivati. Samara, maglietta. Cos'è che conosco quello che ha fatto? Mi hanno detto. Amico mio, Sando sta a mostrare armare sarà. La maglietta fatta da Macox. Sa balletta, no? La 18 è staccata, con 150. Si discuteva della 18 in questo caso. Guardavamo le notizie, erano stati fatti sbarcare dei minori. Quanto a bordo ancora non scendono? Hanno fatto scendere solo 29 minori. Pure gli adulti, sta colpa di aver fatto 18 anni, non ho capito perché la devono scontare così. Bella Masisi, pensavo peggio, però. Buongiorno Flavia. Buongiorno. Dove andiamo oggi? Noi andiamo a Niabiondo. Ah. Tu vai sempre in ufficio? Sì. Ma te quant'è che stai qua? Da metà maggio e rimarrò fino a metà novembre. Stavo a Roma, ho lavorato 4 anni in raccolta fondi e poi a un certo punto... Hai sbroccato? Sbroccato. A un certo punto? Ho detto voglio vedere dove vanno questi fondi che raccogliamo. E quindi sono venuta a gestirli qui sul progetto. E qui è la Radio Roma. Questa è la famosa Radio Roma. Hanno questa lavagna in cui ci sono i nomi di tutti noi e tutte le posizioni. Quindi loro in qualsiasi momento sanno dove siamo. Diego. Deve aggiornare. Non è aggiornata la posizione mia. Non è aggiornata. No, andiamo bene, gliene frega niente a questi. Per loro sto sempre a dormire. Diciamo, guarda, ma no, ma gli è successo niente. Dico, sta a dormire. La palla blu sta qua, senza sbagliamo. Comunque sta cosa che in Africa c'è la nebbia è una grande notizia. Un'oretta di viaggio è così, se non incontriamo imprevisti. Niabiondo è un punto molto importante perché al centro del conflitto nella zona di Masisi anche MSF ha subito qualche conseguenza. Dal 2015 ci sono stati 5 episodi di assalto ai nostri veicoli. Gli ultimi 2 episodi sono avvenuti tra maggio e giugno. Quindi 3 mesi fa. Proprio per questa ragione abbiamo deciso di dare un segnale forte e di sospendere per un mese circa tutte le attività eccetto l'ospedale. Per noi comunque la cosa principale è la sicurezza del nostro staff. Pure degli ospiti dello staff. E degli ospiti. E poi soprattutto perché appunto è per dare un segnale alla popolazione. E il segnale è arrivato? Il segnale è arrivato. Ma no, perché è importante che il segnale sia arrivato. Progressivamente stiamo riprendendo le attività. Stanno portando un malato quelli. Che qua i malati li portano in spalla così. Muanga se militerre, muanga se militerre, mua babbe su e gallo, su te mua duri. Ecco, questo qua è un posto di blocco, vedete, quello là è un militare o comunque un uomo armato che è un posto di blocco. Sta a militare là, hai visto per metro? Tanto Giorgio non si accorge dei mitra intorno a noi. Ah, non lo so che era, so solo che io in moto col mitra non ce l'avevo. Abbiamo incrociato per motociclisti, l'ultimo c'aveva il mitra per tenesse meglio la moto. Qua dove stiamo passando adesso? Hanno fatto la rapina di Chiede Giugno, sono sbucati fuori da là. Vabbè, abbiamo passato il punto. Ma non lo so se lo fanno sempre nello stesso punto, se sono abitudinari, speriamo di sì. Cioè speriamo di sì nel senso che, speriamo di no, però non so più che sperare. Makele pa, 1, 2, ancien combattant, on a soukere. Makele pa, 1, 2, ancien combattant, on a soukere. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Questo è il centro di sanità. Lini a biondo. Tu è René. Leni. Leni. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarade rouaille. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de fiche, mon ami. J'ai tué Français. J'ai tué allemand, j'ai tué anglais, moi j'ai tué tchécoslovaque qui m'aquerait pas. Et 1, 2, ancien combattant, on a sauqué, m'aquerait pas. Et 1, 2, ancien combattant, on a sauqué. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Meningite batterica. De qua non mua che info isolé, che pre contagio. Se contagio per noi sì. Per tutto il mondo. Ok, bene. Là haut, tu vois. Mm-hmm. C'est une nouvelle position de la FNDC qu'ils ont mis en place cette semaine suite à... È sbagliato l'acronimo là sotto, sono le forze armate della Repubblica Democratica del Congo, le FARDC. E lui, Benoit, mi faceva vedere la nuova postazione che avevano messo sopra quella collina, che metteva questo presidio sanitario particolarmente a rischio in caso di conflitti a fuoco col villaggio, perché era esattamente sulla
sulla volta di tiro, insomma, in sostanza. Différents affrontements qu'il y a eu ici en ville. Oui, en fait, c'était plus des assassinats ciblés. Ici dans la ville. Oui, cette position en amont de, du centre de santé le met en danger parce que s'il y a des combats de part et d'autre, nous on sera entre les deux. L'esercito militare sta là, perché ci sono state sparatorie. Noi stiamo in mezzo e potrebbe essere rischioso. Voilà, puisqu'au-dessus, en passant, on va dire dans cet axe, il y a actuellement un conflit assez sérieux entre plusieurs groupes armés. Il y a distance. Ça bouge beaucoup, hein, mais on va dire 5 km. Ah, à 5 km, ils sparano forte, quoi. C'est une heure de piste, au moins, au premier village. Mais les villages qui sont plus loin sont complètement désertés. Ici, ce sont des déplacés qui sont accueillis par les populations, qui sont accueillis dans des familles. Ils accueillent chez eux. Oui. Même s'il n'y a rien, ils accueillent. Oui, oui. Ah, ouais. On ne dit pas rester chez vous. Non. En avant, les habitants de Niabondo. On dit pas ça? Pardon? Non. Oui, parce qu'en Italie, on dit prima gli italiani. Ah après ouais. Après les autres. D'accord. Non, ils disent pas Niabondo first. Niabondo first, ok. Non, ils disent pas. Questa è la base. Niabondo. À chaque fois qu'il y a des conflits en ville, les personnes viennent se réfugier ici. Des fois en deux mois. Il y a combien de temps que c'est passé? Bah, samedi dernier. Ah, samedi dernier, sabato. Ouais. Ah, si sono sparati quando io sono arrivato, praticamente. Praticamente lui dice ogni volta che si spara nella città vengono gli abitanti vengono a rifugiarsi qui. E io dico, ah, quanto tempo fa? Sabato. Io ero arrivato di sabato, diciamo 5 giorni prima. Esattamente. Questo è un altro villaggio vicino. Così entusiasta. Questi sono tutti rifugiati, sfollati da villaggi vicini e sono quasi tutti bambini. Sai quando ti senti osservato? Se ne qua. Ah, me passa. Bimbo? Bambino? Ma io dico, se può fare una visita in campo così, ma vi pare serio? Quando qua gli arriva la televisione, macello. Prima gli devono arrivare altre cose. Permesso! Che stai? Stai. Bravo, bravo, come imparano subito le lingue. Cioè stai? Bravo, bravo. Bravo. Et tous ces gens, ils échappent de la guerre, des conflits armés, des groupes armés. Il y a beaucoup autour d'ici. Ah oui. Piano, piano. Questi quando scoprono il surf. Che loro sono scarsi, che scivolano di meno con le scarpe. Io, mio le. Stava a fare un volo, figura di merda, facevo. No, se menano per colpa mia alla fine, guardate, eh. Nuovo conflitto al campo degli sfollati per colpa di una telecamera di merda. A del Milan sei te? Forza Roma, devi dire. Barça. Forza Roma. No, Barcellona. Barcellona ha perso con noi. Tocca subito la braccia su questi ragazzi. Barcellona. Forza Roma, sentito lui. Barça. Forza Roma. Piano piano. Se le borne, ah. Se ci ho qui se le se ferme. Ciao. Ciao. L'ultima scena è nell'ospedale di Masisi. È una scena che può avvenire tutti i giorni, nulla di eccezionale per loro. Andiamo alla sala operatoria.
secondo parto che vedo dopo quello di mia figlia. Sai che stavo pensando? Che se un domani sta ragazzina volesse il filmino del parto, io ce l'ho nata 24 agosto 2018 alle ore 3 più o meno. Mi ci sono già un po' affezionato. Un altro cesare d'urgenza. Ma sicuro che riusciranno a salvare il feto. Questo era il racconto di quelle zone, che di un viaggio particolarmente intenso e estremamente attuale, lo sarebbe stato a prescindere, lo è diventato ancora di più purtroppo. Chiedo un commento a voi a partire da Costanze. Quello. È molto molto bello questo reportage tuo, l'ho trovato già quando l'hai mandato in onda la prima volta. Questa volta ci ricorda che in Italia ci sono anche dei servitori dello Stato, come si dice, come Luca Attanasio, che ha lasciato la vita per rappresentare l'Italia in Africa, in un posto estremamente difficile, però l'ha fatto sicuramente molto bene, di come raccontano tutte le testimonianze. E fanno per fortuna dimenticare queste persone, perfino con il massimo sacrificio, le pochezze di molta politica italiana, anche di questi tempi. Fanno anche vedere il tuo film e loro fanno vedere un'Africa che dovremmo conoscere molto di più, ci dovrebbero essere molti più film di questo genere. Su quel continente, perché è il nostro vicino. Noi però abbiamo paura di quel continente. E perché abbiamo paura? Per una cosa molto miserabile, cioè che ci potrebbero venire molte persone dall'Africa, ma no, chi non capisce una persona che vorrebbe fuggire a una situazione del genere? Siamo ansiosi e stupidi perché non abbiamo capito che l'Africa è una nostra chance, anche una,
chance la chance di convivenza con l'Africa ce l'abbiamo e la potremmo elaborare molto meglio andando in Africa, conoscendola, investendoci, volendo, e comunque aiutando anche questo grandissimo, bellissimo continente con tantissime potenzialità. Lo fanno i cinesi, in misure molto grosse. E non dimentichiamo che la Cina può chiaramente anche andare a fare quello che vuole in Africa finché agli africani sta bene, però la Cina non è un paese democratico e per aiutare loro non dobbiamo portare solo medicine, vestiti, cibo, ma anche democrazia. Diciamo che di quello che hai detto condivido, dico solo che in Africa purtroppo ci siamo andati, l'Europa ci è andata, ha fatto anche bei danni, dico, ovviamente non è il senso. Assolutamente, storicamente chiaro, questo abbiamo fatto molti danni. Volevo sottolineare perché, No, certo, questo è chiaro. È stata un'opportunità, forse è stato anche troppo vero. Noi dobbiamo ora portare ben altro in Africa. Paolo. Diego, io l'avevo già visto, ho detto vabbè, insomma, è che mi riemoziono un'altra volta e invece un'altra volta mi sono emozionato, proprio emozioni forti, fortissime, e ti dicevo prima durante la pubblicità, magari ho colto di più la pericolosità di quello che hai fatto, cioè mi hanno colpito le immagini dei bambini, le immagini della povertà, le immagini delle difficoltà di vivere, il disagio, e questa volta ho percepito di più la pericolosità. E poi mi è venuta in mente un'altra cosa, cioè quello che ha detto la moglie dell'ambasciatore. Lui ha detto: non sono eroi, sono angeli. Beh, sono anche eroi. Sono anche eroi perché sono quelli che stanno in prima fila a fare la guerra alla povertà. Lo so, è uno slogan. La guerra alla povertà si può fare anche in Italia, ci sono situazioni difficili, quindi certo. No, a scanso di equivoci a fare, però lì ci sono i poveri dei poveri e l'ambasciatore e quelli di Medici Senza Frontiere sono lì in prima linea ad aiutare, a fare la guerra alla povertà per aiutare i poveri dei poveri. E quindi credo si chiami Zakia, sì. E tuo marito era un eroe, chi sta lì è un eroe. Grazie Paolo, Francesca. Ma Diego, sono d'accordo con Paolo che anche rivedendolo suscita sempre delle emozioni. Pensavo a queste immagini di povertà estrema che hai trasmesso e mi viene in mente che sono è la stessa povertà di quando noi che ci dicevano, che vedevamo nei documentari quando eravamo piccoli, quando mi dicevano finisci di mangiare, i bambini in Africa non hanno da mangiare, come hanno detto probabilmente a tutti noi. Sono passati tanti anni e siamo ancora lì. Sono 20 anni che in quella zona, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, c'è una missione dell'ONU, ci sono 20.000 uomini, 1 miliardo di dollari l'anno, eppure le condizioni della popolazione sono quelle che tu hai ripreso, le condizioni di sicurezza sono quelle che purtroppo abbiamo visto. D'altra parte, già in questo briefing di sicurezza ti parlavano di 100-120 bande armate che si contendono questo territorio, peraltro al confine con Ruanda, Uganda, Burundi, quindi una zona molto complicata. Di Luca Attanasio, tutto quello che abbiamo letto ne parlano con una persona appassionata al suo mestiere che l'ha vissuto come una missione. Io mi è capitato per lavoro di dover andare in alcuni luoghi, mi è capitato l'Afghanistan, il Pakistan, dove il appoggiarsi all'ambasciata italiana è importante e ho sempre trovato persone, tanto spesso giovani, anche molto giovani, pieni di una passione, di una voglia di fare qualcosa di buono per il paese in cui erano e per il nostro paese. Allora mi viene in mente le parole di Serra, no? Quello Stato, lui ha detto profondo, ma si chiama lo Stato profondo, fa un po' impressione, quello Stato forse che non è sotto i riflettori, quello Stato meno visibile, ma che veramente è al servizio di noi tutti. E allora, vabbè, il ricordo di Luca Attanasio è veramente è importante e è importante anche ricordare quello che lui e tanti come lui fanno in giro per il mondo, anche per noi. Grazie Francesca. Marco? La prima cosa è tutto il contagio, la vaccinazione,
misurare la febbre, le mascherine, i camici. Sembrava, quando l'abbiamo visto la prima volta, qualcosa che non ci riguardasse. E ci riguarda tutti, e questo ci dice che siamo tutti parte di una comune umanità e di una comune fragilità, e semmai ci spinge a chiederci il vaccino per tutti, il vaccino diritto universale. Lo stanno chiedendo tanti, lo chiedono Medici Senza Frontiere, lo chiede Gino Strada, Emergency, il diritto per vaccino, non solo per il Covid, come il diritto dell'umanità. Luca Attanasio, io quando ho sentito la notizia e ho pensato, vedendolo nella tua intervista, ho pensato a Rosario Livatino, perché ho pensato al giudice ragazzino e il diplomatico ragazzino, molto giovane, molto esperto e molto coraggioso, e infatti si trovava su un fronte dove forse in tanti non sarebbero andati, e sono appunto questi pezzi di Stato che poi sono le istituzioni e poi pezzi di società che sono anche quelli parte di un comune sentire. E infine l'ultima immagine è quella che resta, adesso ce l'avevo nella memoria, ma l'ho rivista, il bambino con la ruota. Ecco, quella è un'immagine che non si può davvero dimenticare, e sembra in certi momenti d'inferno, la pioggia, la nebbia, il fango, e poi vedi quelle immagini e pensi che invece l'uomo può essere davvero un angelo, e quei bambini ce lo ricordano. Grazie Marco. Allora, prima di chiudere questa pagina, vorrei fare un collegamento con Giorgia Girometti. Ciao Giorgia, che è stata collega e mi ha accompagnato lungo tutto questo viaggio. Giorgia, te sempre, perché non te la cerchi semplice, in questo momento dove ti trovi, da dove ti colleghi? Allora, mi collego dal campo rifugiati di Cario, in Darfur orientale, Sudan. Ecco, perché così, diciamo... molto tranquillo. Ok, allora, tu appunto mi hai accompagnato lungo quel viaggio tra Kinshasa, Goma, Masisi e altri villaggi. Sei stata in Congo quanto tempo? Un anno. Qual è il tuo ricordo di quella situazione? Tu eri con me, tra l'altro, appunto a pranzo dall'ambasciatore, abbiamo visto le immagini, ci siamo sentiti questa settimana. Qual è il tuo ricordo di questa esperienza e che cosa puoi dire, diciamo, che non è stato detto, di quel posto, essendoci stata, avendoci lavorato per così tanto tempo comunque? Sì, molte cose le avete già dette durante questa puntata. Quello che mi sento di aggiungere è che, come dire, il Nord Kivu, dove siamo andati noi, nello specifico, ma il Congo in generale, è un contesto di cui non si parla purtroppo molto spesso nei media italiani, nei media europei, mi viene da dire. E però è un contesto dove c'è una crisi umanitaria, una situazione di emergenza continua e costante, no? Abbiamo ascoltato nel documentario, si parlava di Nord Kivu come di una terra dove c'è una presenza altissima di gruppi armati, e chiaramente questo è legato al fatto che c'è una forte presenza di risorse naturali, coltan al primo posto, ma anche di altri. E il fatto che ci siano tutti questi gruppi armati porta ad una violenza costante che causa una crisi umanitaria che va avanti ormai da metà degli anni 90. E questo che cosa vuol dire nella vita di tutti i giorni? Vuol dire che chiaramente le conseguenze sono sulle popolazioni civili, sui civili che abitano quelle zone, che sono, ahimè, abbiamo visto, abituati a spostarsi, a dover abbandonare per dei periodi più o meno lunghi le proprie case, per andare in campi sfollati, per andare magari in degli altri villaggi a chiedere rifugio. E questa situazione di precarietà, no? Come dire, questa crisi, questa urgenza genera altre crisi, genera altre urgenze. Quindi non è un caso se in questa regione, come quanto Medici Senza Frontiere, noi come altre organizzazioni facciamo fronte spesso a epidemie di colera, a epidemie di malaria,
a picchi di malnutrizione, o appunto ci ritroviamo a dover curare e a dover supportare vittime di violenze sessuali o di violenze armate. Vorrei ricordare che secondo le Nazioni Unite nel 2020 sono state uccise più di 2000 persone proprio in quella zona del Nord Kivu. Questo credo che sia un dato che ci debba far pensare. Giorgia, durante... Applauso a Giorgia. Durante la quarantena, diciamo la prima quarantena, tu non stavi in Congo, non stavi in Sudan, stavi nella Repubblica Centrafricana, giusto? E mi ricordo che per te il problema, per voi in quel momento il problema non era ancora il Covid, ma era il morbillo. Esattamente. Nel 2019-2020 c'è stata un'enorme epidemia di morbillo, tra l'altro non solo in Repubblica Centrafricana ma anche in Congo, perché sono vicine. Sì. E appunto il morbillo è ancora in Repubblica Centrafricana ma anche in Congo una delle cause principali di morte, soprattutto per i bambini sotto i 5 anni. E quindi l'unica misura e la più efficace da prendere è vaccinare, organizzare delle campagne di vaccinazione. Si parla tanto di vaccini in questo periodo, no? In Italia per il Covid, e ci dobbiamo ricordare che in queste zone del mondo si parla di vaccini legati appunto ad altre patologie, ad altre malattie, quali ad esempio il morbillo. In Congo nel 2019, se non sbaglio, sono state affette di morbillo 50.000 persone, insomma sono dei numeri abbastanza alti. Grazie Giorgia, ti ringrazio per questa testimonianza, per quell'esperienza e a presto, spero. Un abbraccio. Grazie e buon lavoro. A presto. Grazie. Grazie a Giorgia, grazie a Medici Senza Frontiere. E a questo punto voltiamo pagina con la musica di Meg. Svegliami prima della alba, portami dove la luce non c'è, così che il sole non illumini più tutte le paure e tutto questo dolore. Scappare fammi sentire l'istante, ciò che più a cuore mi sta, fammi sentire l'istante, lontana anni luce da qua, fammi sentire l'istante, ciò che più a cuore mi sta, fammi sentire l'istante, lontana anni luce da ciò che più a cuore mi sta, fammi sentire distante, lontana di luce da cuore. Svegliami prima della alba, portami dove la luce non c'è, così che il sole da qua.
Grazie. La propaganda live, grazie mille, Mac. Grazie, Diego. Come va? Bene, non ci lamentiamo. Un applauso intanto anche a Daniele, Giovanni, Ramon, Valentina e Qmi. Grazie, bravissimi tutti. Tu come stai passando questo periodo di mezza attività, mezza inattività, non so come definirlo? Resistiamo, ecco. Prima di tutto. E sto lavorando a nuove cose, sto scrivendo, sono in studio, sto lavorando a un nuovo disco. Sei in studio, quindi fase creativa, quindi buono, sì, direi. Sì, sì. Senti, abbiamo parlato fino adesso anche di ONG. So che tu sì. hai un'iniziativa legata ai tuoi prodotti, al tuo merchandising. Il merch sospeso. Che sarebbe? Ho preso in prestito una bellissima tradizione napoletana, quella del caffè sospeso. Sì. E l'ho tradotta sul mio sito. Sì. Praticamente se tu vuoi comprare la mia musica, le mie t-shirt eccetera, in realtà stai cogliendo un'ottima possibilità per aiutare a salvare vite in mare, perché tutto il ricavato andrà al Mediterraneo. La ONG che salva vite in mare sta cercando di comprare una nuova nave più grande per salvare più vite. Grazie a me. Grazie a voi. Complimenti a te. E a presto. Grazie. E buon lavoro. Grazie anche a voi. Grazie mille. Andiamo avanti. E andiamo avanti con la Social Top 10 di questa settimana. Ok. Eccoli qua. Allora, abbiamo parlato di sottosegretari, abbiamo parlato di governi, questo è il governo dei migliori e qualcuno fa questa riflessione. Sto provando ad immaginare il governo dei peggiori, ma anche la mia depravazione ha dei limiti, perché dice, questi sono già migliori, Cioè, critichiamoli quanto vogliamo, ma... In Arabia Saudita hanno letto la lista dei sottosegretari e già si parla del nuovo rinascimento italiano. Nello Scavo. Scrive Nello Scavo, giornalista da Avvenire. Oh, qua abbiamo appunto alcuni di questi sottosegretari, Alessandro Morelli, liberata Aisha, qua nell'occasione di Silvia Romano, faceva questo raffronto fra prima e dopo il rapimento. Qua Greta e Vanessa, è proprio un argomento che lo interessa particolarmente, stanno lavando i piatti per ripagare del riscatto. Queste sono alcune gemme. E qua abbiamo un Borghi che dice: dei nuovi sottosegretari, uno che forse conoscete poco e vedrete, si farà conoscere, è Rossano Sasso all'istruzione. Vedere la Lega che riesce a portare al governo un pugliese appassionato come lui è un motivo di orgoglio per tutto il lavoro fatto per una Lega nazionale, ok? Quindi qua Claudio Borghi in versione talent scout che lancia il sasso. E in questo caso è bella questa, lancia il sasso, questa l'avete detta da Milano, però l'ho detta io. Aspetta, torniamo indietro, ecco qua. Allora, questo è il barese leghista Rossano Sasso, neo sottosegretario all'istruzione, messo in fuga dai bagnanti a Castellaneta al grido di vai via fascista durante un flash mob anti-immigrati. Disse che gli irregolari li avrebbero cacciati a calci in culo. E questo così è una delle gesta che non conosciamo, cominciamo a conoscerli, però si fanno conoscere comunque a prescindere. Ecco qua il Sasso, che cita un Dante Alighieri, chi si ferma è perduto, 1000 anni ogni minuto, buongiorno e buona settimana di corsa per Roma. E scrive appunto Rossano Sasso, ma poi si scopre che ha confuso Topolino con Dante. Ma rileggerò l'Inferno, intervista al leghista pugliese, mi batterò perché il Meridione abbia più risorse. Attenzione, ha sbagliato la citazione in sostanza. È la rivincita, scrive Francesco Artibani, che è Marco, è lo sceneggiatore di punta di Topolino, delle Winx, cioè chi è la rivincita del... Ma dove l'hai letto? Su Topolino. Ed ecco qua appunto la, come dire, vignetta, il disegno e con la citazione in questione. Perché Artibani dice è la rivincita di Topolino? Perché questo Topolino, il fumetto, è stato tirato da tutte le parti nel tempo da diversi politici come paradigma in negativo, come un parametro negativo. Dice vabbè, ma mica siamo su Topolino, ma che l'hai letto su Topolino? E vediamo qua Salvini, per dire per esempio che l'Espresso è un giornale che vale niente, sì. Dice preferisco Topolino all'Espresso. E noi quella settimana abbiamo fatto la banda di Salvini con la copertina di Topolino. Perfetto, appunto. E lui lo diceva appunto in televisione per dire che l'Espresso insomma era addirittura inferiore a Topolino. Dice Matteo, allora qua c'è una sua frase, il mio errore, non pensavo ci sarebbero stati dei parlamentari renziani che invece di andare alle elezioni avrebbero votato per il governo di Pippo e Topolino.
dice Salvini. E Artibani qua rintuzza e dice: Matteo, alla fine quello che conta è che mercoledì prossimo Topolino sarà ancora al proprio posto. Tu no. Qui è quando nasce il Conte 2. Qui siamo alla nascita del Conte 2, quindi la crisi causata, il post papete, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Qua c'è un altro virgolettato di Salvini. Ormai Repubblica ha la stessa attendibilità di Topolino. Fa gara col Corriere della Sera per chi la spara più grossa sulla Lega. Artibani dice: Salvini, hai rotto i coglioni. Va bene? Come dire, basta, una volta, due volte, tre volte. Topolino è una cosa seria. Ma non è l'unico. Qua abbiamo un Calenda che nel rispondere a Gasparri, che dice: inaudito attacco di Calenda a San Giuliano, tra i due a svantaggio del primo c'è qualche montagna di libri letti e scritti di differenza. Calenda dice: le montagne di libri sono più basse o più alte di quelle lette da Salvini, secondo lo stesso San Giuliano. Hai notizie affidabili, Maurizio? Qual è il tuo criterio per montagne? Più di tre siamo già in collina, includi Topolino? Insomma, tante domande, prima o poi ne parliamo. E quindi andava tutto bene nella polemica, poi ci ha voluto mettere Topolino pure Calenda. L'Artibani, sentinella sui social, Calenda: io la seguo con interesse, ma cortesemente non mi cada su Topolino, non banalizzi anche lei quello che è un lavoro serio. Ancora, qua c'è una vecchia gloria, diciamo, una passione di Marco, Davide Barillari: spegnete la TV, ricominciate a pensare con la vostra testa. Qualcuno risponde: te sarebbe meglio aprirsi un libro. E lui dice: mi consigli tu quale, visto che mi sembra che il massimo che hai letto è stato Topolino. Ancora, cioè, è proprio una cosa che unisce. E Artibani dice: leggilo Topolino, Barillari, per te sarebbe un buon inizio, e se butta male puoi sempre guardare le figure, che comunque sono dei segni e intrattengo una volta. Ma abbiamo anche il sottosegretario agli esteri che dice: domani su Topolino esce l'esclusiva che collega la scalata al potere a Paperopoli di Paperon de Paperoni al Movimento 5 Stelle. La stampa italiana non vede l'ora, come dire, tante sono le notizie su quello che accade nel Movimento 5 Stelle, che le leggerete domani su Topolino. L'esclusiva. Ancora, tirare in ballo Topolino come un Salvini qualsiasi, manie di insignificanza, risponde Artibani, che non ne molla uno. Lui c'ha proprio il Google Alert, Maria Sciacquari, Topolino, sì, sì, va sotto. E ancora, qua c'è Mattia Feltri che avrebbe scritto, ha scritto: un caravanserraio cresciuto fra l'assemblea d'istituto e Topolinia, così debotto, senza un perché. Artibani quindi ce l'ha per tutti. E ancora, ormai è un hobby, dai, sfottiamo Topolino così indigniamo Artibani, sembra davvero che lo facciano apposta. Noi ce l'abbiamo qui, eccolo qua, un Artibani per noi. Come va? Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a te. Come va questa crociata? Questa... Ma di solito le crociate non finiscono bene, insomma, cominciano con le migliori intenzioni e finiscono in rovina, però diciamo questa uscita del sottosegretario Sasso per me è stato un po' un momento di, così, di gioia interiore grande, insomma, cioè ostentavo tranquillità, ma dentro c'era Carlo Mazzone che correva verso la curva della parte. Senti, no, volevo chiederti, allora Topolino l'abbiamo letto tutti, più o meno, mi sento di dire una cosa del genere, ci siamo cresciuti tutti, perché però viene preso dai politici poi, che dovrebbero essere, dare l'esempio, dovrebbero essere persone più colte della media, buttiamola lì, mettiamola così, ok? Dico parole grosse, me ne rendo conto, però questo nel nostro immaginario, questo dovrebbe essere, perché non capiscono che... Ma niente, ha fatto ridere questa cosa. No, scusate, no, perché devo guardare. No, dico, perché non ne riescono a capire quanto sia importante, sia stato importante, almeno penso lo sia ancora, Topolino, nella formazione delle persone, di generazioni. E perché quindi sviliscono Topolino, il fumetto in generale, ma soprattutto Topolino in questo caso? Ma Topolino perché, come dicevi tu, è una delle prime letture che facciamo, un passaggio obbligato, è stato per tante di noi, per tante generazioni, siamo cresciuti su Topolino, per cui tanti politici probabilmente si sono fermati lì, quindi sono rimasti a quella lettura come qualcosa di bello, di importante, che poi come succede si cresce e si rinnega quello che si è amato da piccoli. E quindi citano sempre Topolino perché appunto è il punto d'ingresso per quello che riguarda appunto la lettura. Non citano Tex o Diabolik, che sono altrettanto popolari, no? Topolino l'hanno letto tutti, per cui più che altro bisognerebbe capire perché hanno bisogno di denigrare, no? Non riescono a impostare un discorso pubblico, un confronto, senza mortificare l'interlocutore, senza umiliare l'altro. Quindi Topolino è la scappatoia più semplice, però finisce sempre male, perché insomma io ho l'occhio di Sauron che li punta, che individua... Infatti...
Infatti volevo chiederti, tu che strumenti utilizzi? A bestia perché, d'Artibani c'è sta. Perché, no, perché, vabbè, mappare Salvini ormai, come dire, monitorare Salvini è facile, qui non voglio, uno se ne accorge. Ma tu comunque ce li hai tutti, da Salvini a Barillari, passando per quell'altro di Stefano. A tutti c'erano. Calenda, cioè... Hai un incrocio, com'è? Funziona? Oggi ha beccato pure... Cioè, ho l'odore che mi... Sento l'odore come gli squali, sento l'odore del sangue e arrivo anche alla cieca, anche di notte. No, non lo so, è un caso che me li mettono davanti, cioè, alcuni me li segnalano, va detto. E ormai... Questo di Sasso è stato, vabbè, meraviglioso. Questo vabbè, questo è stato clamoroso. Senti, come ultima cosa volevo chiederti, premesso che un po' che non lo leggo e premesso che tutto è politica, ti chiedo... nel Topolino i più recenti, diciamo, si usa il plurale Topolino, i Topolini? O i Topolino? No, i Topolini, nei Topolino più, nei Topolini no, nei Topolino più recenti, si parla di politica, politicante, passami il termine, capito che voglio dire? Cioè di queste cose, visto che è così tanto tirato per la coda, adesso dico questa cosa. No, diciamo, questo argomento non l'abbiamo affrontato, si preferisce soprassedere perché veramente va oltre la realtà. Però, insomma, in Topolino ci sono sempre quelle figure, cioè il sindaco maiale di Topolino, ah, o di Paperopoli, cioè c'è sempre questa figura che però è molto innocua, è molto lontana dalla politica reale che viviamo. Quindi, no, diciamo, è ancora un'isola felice che si salva da questi personaggi, ecco. Marco? Francesco, io penso che tu debba restituire il favore a Sasso, cioè lui cita Topolino e tu dovresti citare Sasso in un Topolino. Voglio proprio lanciarti sta sfida, ho scelto una frase di Sasso che puoi facilmente inserire in un Topolino. Prego Diego, la regge. Allora, se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui, questo è proprio originale Sasso. Sasso originale. È proprio un Sasso, proprio. Allora, è bella questa. Francesco, io ti concedo di sostituire se un uomo con se un topo. Se un topo non è disposto... Allora, se tu la infili in un Topolino, poi ce lo fai vedere che veramente è andato stampa così. Sì, ma uno dei prossimi, eh. No, fra un anno. Ci vuole un minimo di tempo, ci vuole. Vabbè, insomma, a breve, è una tempo frase tecnico. Comune a Topolino, chi è che non dice? Grazie Francesco, complimenti. Grazie. E buon lavoro. Lunga vita a Topolino. Pubblicità? Pubblicità, tra poco qui. Allora, punto numero 9 della Social Top 10. Ne abbiamo parlato per tutta la puntata, eccoli qua, i Daft Punk si sciolgono dopo 28 anni, è la fine di una leggenda, eccoli qua accanto a Francesca Schianchi e andiamo avanti. Ecco qua, hanno fatto un video lungo 8 minuti, epilogo, eccolo qua, andatevelo a vedere dove appunto danno il messaggio finale. Si sono sciolti i Daft Punk, che brutta notizia, ma d'altronde quando poteva accadere se non oggi, che non si può più viaggiare around the world, ancora. Con la pandemia, oltre ai caschi, pure le mascherine, per quelle Daft Punk hanno deciso di sciogliersi, era troppo. Ancora a seguire, non sto piangendo, mi è solo entrato un pezzo di casco in un occhio, fan disperati. Ma ti ricordi come si toglie? No, perché alla fine aveva anche uscire fuori dal ruolo. Eccoli qua, grazie di tutto, Daft Punk, eccoli qua. Perché qualcuno, non li, come ho detto spesso, no, non li ha ancora mai visti in faccia. Rip Daft Punk, insegnate agli angeli a ripetere in loop la stessa frase per l'eternità. Around the world. Prima di sciogliersi pretendo che i Daft Punk passino per il voto su Rousseau. Anche questa è giusta, diciamo. La gente, ecco qua, mancano già. Ciao Daft Punk. Ancora, andiamo avanti, eccoli qua. Appunto numero 8. Appunto numero 8, ecco qua, abbiamo Luigi Di Maio che ha un po' di cose da dirci sul Movimento 5 Stelle, sul governo, sui primi risultati ottenuti in questi giorni, ecco come la penso, seguitemi, questa è una diretta che ha fatto e noi ci siamo soffermati su un momento particolare, Marco. Bellissimo. Occhio, prego, a quello che fa Di Maio. Anche la partenza è bella. Il telefonino. Però gli fa così. Oi, sveglia. Allora, buonasera a tutti. Quando abbiamo deciso sul governo Draghi, abbiamo deciso per una semplice ragione. Dovevamo decidere se stare dentro e spendere bene questi soldi oppure semplicemente metterci di lato,
puntare il dito e vivere degli errori degli altri, perché è alla base del motivo per cui io personalmente ho votato sì sulla piattaforma Rousseau. Ora, nessuno ha votato sì per ottenere qualcosa in cambio. Io ho saputo di essere stato riconfermato ministro un quarto d'ora prima dell'annuncio del presidente del Consiglio Draghi dal Quirinale. Allora, Marco, prego. Io no. Quando fa quell'occhiata, cioè, io ho saputo. Sarà 17. No, 16. No, quindi un quarto d'ora prima. Perché rende. Ma stocchiata, come dice, ho dovuto pensare un quarto d'ora prima. E purtroppo lui non ha mai visto Lie to Me, la trasmissione, il famoso telefilm in cui dalla mimica facciale, dalla prossemica, da tutta una serie di studi si capisce se uno sta a dire una cazzata oppure no. Fate attenzione alla direzione in cui guarda. Looking at to the right, guardare in alto a destra. I streamani guardano di solito in alto a destra quando stanno mentendo. Occhiata di Di Maio verso dove tendeva? A destra, in alto, eccola qua. Ecco. L'ho fatta vedere. Allora dice, vabbè, però può darsi che è mancino, perché per i mancini varrebbe al contrario, e quindi se lui fosse mancino invece che The Streamer avrebbe detto, mi dispiace, no, è The Streamer. Niente da fare. Lui l'ha saputo un quarto d'ora prima. Va bene. Andiamo ai fatti nostri, Diego. Sì. La volta scorsa... Noi. Allora, qua siamo su Rousseau, ai mi fido, Paolo, concentrati, questa è materia tua in particolare, questa è l'attuale... La lotta per i cinque. Sì, c'era questo, come si chiama, direttorio? Ci potrebbe essere la beffa clamorosa con il presidente eletto Conte che risolve tutto. Che spariglia tutto. Ma comunque, Battista non c'è più, quindi. Questa non c'è più, tra l'altro. Non c'è nel conto che abbiamo fatto noi, sì. Perché lui si è tirato fuori, era tutto lì. Più, chi si prende i voti di Battista? Esatto. Ti ricordi? Abbiamo fatto tutto quel casino per far vedere che Palone era uno che era in linea di Battista. Tirato. Riccardo era partito la volta scorsa 332, noi abbiamo montato un casino per fargli avere 1500 rotti voti di Battista, è arrivato a 337, ne ha guadagnati solo 5. Ah, io non faccio dietrologia, niente, non voglio supporre nulla. Vabbè, mi fido pure io. Diciamo che ne ha guadagnati pochi. Perché? Perché forse la corrente da seguire era l'altra, quella pro Draghi. Lui aveva seguito quella di Battista dimostrando di essere stato anti-Draghi in passato, Riccardo Palone. Di Battista noi gli abbiamo pure chiesto di mettere il like a Palone, ce l'ha messo. Eccolo qua, questi sono i like di Di Battista, che immediatamente, in tempo reale, una settimana fa, niente, mica ha funzionato, ha accettato il nostro invito, non gliel'ha travasati i suoi 1451, niente, quindi noi pensiamo che il nostro Riccardo Palone avrebbe dovuto dare una botta al cerchio, ma una pura botta, cioè che già ha avuto il mifido di Di Battista ai draghiani, e noi gli abbiamo detto: Riccardo, ma tu ce l'hai materiale del repertorio in cui tu risulti pro Draghi? E lui ci ha prodotto una serie di filmati. What I think, that is my view, exactly in this pandemic Italy had an unbelievable chance to change everything, and Mario Draghi probably is the best man to serve as prime minister in this moment. So, Giancarlo Magali, è un piacere parlare con lei. Grazie. Quanti anni avevi e qual è il suo primo ricordo di un compagno di banco che si chiamava Mario Draghi? Di Mario ricordo divertente, perché Mario era simpatico e io infatti un po' lo compiango, perché lui è un ironico, simpatico, divertente. Vabbè, comunque questi erano questi tentativi, non so quanto siano originali, questi filmati di Palone da accaparrarsi pure dall'altra parte. Quindi io, come ultima slide, propongo, stavolta, l'altra volta c'era Di Battista, stavolta ci ho messo Draghi. Vediamo se crescerà, ne mi fido. Vediamo come va nella classifica. Votatelo. Andiamo avanti con questa classifica qua, invece, al numero 7.
andiamo a parlare di Draghi, del Presidente del Consiglio. Allora, c'è questa notizia che va letta bene, va anche un po' recitata. In quello spicchio del quartiere Parioli a Roma, tra Piazza Pitagora e Piazza Euclide, il nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha, anzi, aveva il suo mondo privato. Quello delle passeggiate col cane, della colazione al bar con cappuccino di soia e cornetto integrale e della spesa a piedi in zona. Ma ora è un po' che non lo vedo e chissà quando lo rivedrò. La normalità che tanto desiderava è finita, raccontano nel quartiere. Ora è tutto cambiato, però lui non cambierà. Di gente importante ne ho vista tanta, tutti odiosi. Lui è l'unico che ogni mattina mi saluta e sempre col sorriso. Roma, la normalità perduta del signor Draghi, dal barista al macellaio, qui è cambiato tutto. Questa è la dura testimonianza del quartiere Parioli. Ora, andiamo avanti. Cappuccino di soia e cornetto integrale, per me ce n'è abbastanza per far cadere questo governo, se parte così, se queste sono le abitudini. Un giocatore lo vedi dal macellaio, dal barista, dalla sartoria. Questa, diciamo, la citazione de Gregoriana. E Mario, non aver paura di imporre un po' più di rigore, anche qua diciamo la stessa citazione. E poi abbiamo già parlato del Draghi golfista, ma non abbiamo parlato del grande appassionato di web e mail. Questa è la notizia. Mario Draghi è un grandissimo appassionato, Paolo, di web e mail. Questa cosa particolare, lui è poi un patito di mail. E collezione. Non si sa, è proprio un collezionato. In che senso? Noi prendiamo la notizia, tutto quello che arriva. E infatti qua ci si chiede, chi non ha una passione per le mail? Ok, andiamo avanti. Sicuramente apprezza anche gli innumerevoli aggiornamenti random di Windows, è proprio lì, proprio c'è un'eccitazione tutta sua. Ancora, il presidente Draghi è così appassionato di mail che ne conserva migliaia in un'apposita cartella che ha ribattezzato spam, così. Ancora, nei giorni di totale relax ama passare del tempo a formattare i computer dei suoi vecchi amici. Ehi, posso formattarti il computer? Ancora, e colleziona Enlarge Your Penis da decenni, un vero appassionato. Draghi ha la Christmas card con 1000 MMS ancora, però diciamo la conserva anche questa. Però quando ti detta la sua mail e poi specifica, tutto minuscolo. Ecco qua, è talmente appassionato che c'è anche la chiocciola sulla firma, vedete, sulle banconote. Ecco chi ha mandato la mail ad Outcast. Ecco chi ha mandato la mail. Non poteva che essere un appassionato di mail come Draghi. Andiamo avanti. È anche un appassionato di musica. Però Mario Draghi, qua c'è una prova. E lui lo fa per isolarsi. Rarissimo. Signore e signori, sono davvero molto lieto. Professor Draghi. Caro Mario. Grazie. E questi sono documenti che abbiamo trovato noi, che ha trovato Alessio Marzilli. Andiamo avanti, prossimo punto. Al numero 6, sempre vertice internazionale, il G7 si è svolto virtualmente per la prima volta e è stato un incontro su Zoom. Solo che ci si sono visti appunto i G7 e tra loro anche Mario Draghi. Vediamo, abbiamo il Johnson dal via al G7 e Merkel dimentica il microfono acceso. Angela, metti il muto, proprio come accade a noi, accade anche a loro. Abbiamo la prova, vediamo il video, ecco qua Boris Johnson. Hi everybody. This is great. And there's Emmanuel who's turned up to Joe and to Yoshi and to Mario, who I think are joining our G7 deliberations for the first time. Great to see all of you. And I want you all to know that what I want to do more than anything else is have this meeting face to face, or have this group meeting again face to face, as the G7 usually does in
in June. Can you hear us, Angela? That's okay, that's all right. I think you need to mute. Era scordata, aveva il microfono acceso e parlava per cavoli suoi. E come accade a tanti di noi, Angela Merkel in videoconferenza, una di noi appunto. Ancora guardare Joe, just, questo è Luciano Nobili che fa sto tweet, che a volte non si capisce, sembra la parodia di se stessi e un po' probabilmente forse c'è dell'autoironia, ma poi dimenticano a volte di essere deputati, quindi uno tenderebbe a prenderli sul serio. Guardare Joe, Justin, Angela con la consueta ammirazione ma senza invidia, è più bello essere in Italia oggi, scrive Luciano Nobili vedendo soprattutto Joe, Justin e Angela, dice ma tutta sta confidenza, ma chi te la dà? Se sei l'Italia, chi te la dà, Luciano? No? Li chiama per nome come uno di loro, cioè no, Luciano. E infatti qualcuno, guarda, si vede che siete amici, anche la Merkel sta sempre a parlare di Luciano, Luciano di qui e Luciano di là, un continuo. No, veramente è proprio guarda, io capisco, cioè Luciano il minimo che fa è chiamarla Angela, perché veramente no, quante volte pure voi, cioè telegiornali, Luciano veramente eravamo io, Fidel, Paco Pegna, Maradona, Mario e Pippo Santanastaso, diciamo questo più o meno è il registro. E qualcuno commenta invece la location di Draghi, dice ma dove sta in garage? Ma dov'è? Che è? Ma come? Siamo così finalmente presentabili, ci presentiamo così. E questa specie d'ufficio ricorda le cucine di certe case al mare, dove i bicchieri sono tutti scompagnati, molti erano stati barattoli di Nutella, le sedie tutte diverse, i tavolini degli anni 70, pesantissimi e malfermi. E poi c'è stava il G7, che poi di questa situazione. Mancano le Dr. Schultz di legno ai piedi di Draghi, è perfetta, ancora, è talmente surreale che anche Bernie ci sta, vedete in collegamento anche Bernie Sanders in questo caso, e ancora la casa dello studente fuori sede, anche a volte potrebbe presentarsi così, e dietro la tenda c'è il letto, là, se levi la tenda c'è sta il letto per dormire, tanto dall'altra parte... Si vedeva così, a posto. Andiamo avanti, andiamo avanti. E veniamo alla capitale, alle vicende della capitale. Ok, perfetto, va bene. Scusate, è una comunicazione di servizio. Allora, Roma, Sgarbi, mi candido a sindaco, è ufficiale, stavamo scarsi come si dice in questo caso, ci sono nuove candidature, arrivano Sgarbi in questo caso, Sgarbi sindaco di Roma ha subito l'endorsement di Carlo Taormina, la capitale del mondo per il cristianesimo e per l'arte, ha un maestro di livello mondiale, Capra e Order, qualcuno comincia a immaginare gli slogan possibili. È anche un nuovo simbolo, un nuovo logo se non sbaglio, andiamo avanti, eccolo qua, Roma Capra Mundi. Sì, prego Paolo. No, siccome hai detto, stavamo scarsi sì. Nel senso di senza... Stavamo scarsi a candidati improbabili, no, scarsi, proprio scarsi. Sì. Ci no, mancavano come... degli altri, è un modo siccome... di dire. No, sì, mi mancava, ho detto chissà che avranno capito si dice, a Milano. Marco, forse è un po' più scarsi, a sud di Roma, si dice. Ok, ancora. E poi c'è questa immagine qua, lui è un giornalista della Reuters che passa dalle parti di Villa Borghese, one of those Rome projects, questo è uno dei progetti romani che non ha funzionato granché, delle scale mobili con un, così, un giardino sopra, e ancora andiamo avanti, la sindaca di Roma era invidiosa del bosco verticale di Milano e quindi ha dato vita a tutto ciò, ancora... c'è questa precisazione, competenza gestore parcheggio di Villa Borghese, dice il Campidoglio, si precisa che la manutenzione delle scale mobili è di competenza di Saba Italia, gestore del parcheggio, si tratta di scale mobili in disuso da oltre 30 anni, l'area antistante è stata delimitata per ragioni di sicurezza, così in una nota l'assessore alla mobilità di Roma Capitale. Ancora. Fra 500 anni ci potranno fare i tour guidati come a Pompei e quindi sarà lì e sarà comunque una risorsa. Ancora. Però ti piace starci a Roma, come tutti, qualcuno dice, fanno dare al giornalista. Andiamo avanti, prossimo punto di classifica. E qua vi facciamo scoprire un nuovo personaggio, sabato sera. Un anno fa mi stavo divertendo, oggi invece sto guardando tutti i TikTok di Leonardo Maini Barbieri. Dice chi è Leonardo Maini Barbieri? Adesso ve lo facciamo vedere, è lui, è questo personaggio qua che su TikTok ha 435.500 follower e ha quasi 10 milioni di apprezzamenti, insomma ha un suo seguito.
Ma perché ha un suo seguito? E qua entriamo nelle grandi incognite del mondo del World Wide Web, ma andiamo a conoscere questo personaggio. Questa è una delle sue tante storie. Lui praticamente documenta le sue giornate da influencer, ok? Benvenuti nel mio giovedì. Questo era l'outfit della mattina. Ricordiamo, le mascherine sono importanti. Come prima cosa sono andato al bar a fare colazione. Dopodiché, tornato a casa, ho lavorato al computer. Stamattina è stato servito un tè nero del Ceylon, che io ho preso rigorosamente col latte come gli inglesi. Uno dei miei tè preferiti. Dopodiché mi sono cambiato per il pranzo. Finito di pranzare mi sono messo comodo. Oggi ho guardato i balletti russi ed è toccato Tchaikovsky. Dopodiché mi sono cambiato per il pomeriggio. Come prima cosa l'auto mi ha portato dal dentista. Sono arrivato là un po' prima, quindi come prima cosa ho preso un caffè dalla macchinetta. Ho fatto la pulizia e lo sbiancamento. Dopodiché ho fatto due passi in centro dove mi ha raggiunto Giorgia con Penelope. Lo sapete già che l'amo. E infine sono passato da a prendere alcuni anelli molto molto chic. E niente, grazie di avermi seguito. Questo è uno dei tanti racconti di una giornata di Leonardo Maini Barbieri. Andiamo avanti. Benvenuti nel mio lunedì. Questa era l'outfit della mattina. Sono andato a fare colazione al bar e poi ho lavorato a Photoshop. A metà mattina è stato servito il tè, io l'ho preso rigorosamente col latte come gli inglesi. Dopodiché mi sono cambiato per il pranzo. Finito di pranzare mi sono messo comodo. E guardate i balletti russi, oggi ho toccato Petrushka, ballata da Nurayev. Mi sono cambiato per il pomeriggio e sono andato a fare due passi in centro. Come prima cosa ho preso una Coca-Cola con la mia amica e dopo sono passato dalla mia profumeria di fiducia a ritirare la crema notte e la crema mani che avevo finito. Poi sono passato dalla mia gioielliera di fiducia a ritirare alcuni ordini e a vedere le nuove proposte. E niente, grazie di avermi seguito. Niente, grazie per avermi seguito. E queste giornate sono tutte così. C'è gente che non fa altro che vedere questi video e abbiamo cominciato anche le azioni. Io sono andato al supermercato a comprare il prosciutto cotto e c'è la gente che comincia a confrontare la propria giornata con quella sua. Andiamo avanti. E tu ti cambi tre volte al giorno. Io c'è tanto se mi cambio dopo una settimana, qualcuno fa notare. Ancora. 231 euro la crema per la notte. Io uso quella del 2009 che mi regalarono quando feci 18 anni. Ancora. Tutto di fiducia, io non ho fiducia nemmeno di me stessa, per te è tutto di fiducia, ancora, e questa anche... Benvenuti nel mio venerdì, questo è look della mattina, mio e quello di papà. Come prima cosa sono andata nella sua biblioteca, oggi vi voglio far vedere un'edizione delle filosofie di Aristotele del 1701, e questo è un nostro antenato. Dopodiché ho fatto colazione al bar, poi ho fatto due passi in centro e sono andato dalla mia profumeria di fiducia a prendere il fondotinta di... che avevo finito e il nuovo profumo di... Dopodiché sono andato a farmi le unghie che erano un disastro. Tornato a casa mi sono cambiato per il pranzo. Finito di mangiare mi sono cambiato. Ho ricevuto un invito da parte di mia zia per prendere un tè a palazzo nel primo pomeriggio. Il tè è stato servito nella sala grande e io l'ho preso rigorosamente con latte come gli inglesi. Poi abbiamo giocato a scacchi e vabbè, ha vinto la zia. Queste sono altre parti del palazzo che vi voglio far vedere. E questa è una parte della sua biblioteca. Dopo sono andato a fare due passi in centro e niente, grazie di avermi seguito. Grazie per avermi seguito. Andiamo avanti. Ma qui c'è, ti serve un cane? Sto a abbaiare. Ancora? Dice, cioè, in famiglia per visitarvi dovete ricevere un invito apposito. Cioè, ho ricevuto l'invito dalla zia. Mi presti 5 euro? Io il tè l'ho preso coi pan di stelle, è uguale. Ancora. Ho ricevuto un invito per prendere un tè a palazzo da mia zia nella sala grande. Io mi autoinvito da zia e me ce manna pure. E andiamo avanti. Andiamo avanti al prossimo punto. Abbiamo parlato prima. USA, lo stato della Virginia, abolisce la pena di morte. Dopo Camera arriva anche OK Senato, attesa firma governatore. A seguire appunto l'incredibile tweet di Italia Viva, manca soltanto la firma, sarà il primo stato nel sud degli Stati Uniti ad abolire la pena di morte. Siamo il paese di Cesare Beccaria, questa vittoria un po' ci appartiene, ecco qua appunto c'era Scalfarotto. In che senso? Appunto, che rivendicava questo successo. Non sapevo che Cesare Beccaria fosse di Italia Viva, qualcuno dice ammazza che bella sta cosa, alla fine si parla sempre degli stessi, si parla mai di Cesare Beccaria. Ancora. Ma per entrare in Italia Viva bisogna fare dei provini, cioè come funziona, come si diventa così. Ancora, anch'io una volta ho scritto un tweet contro la pena di morte e questa vittoria un po' appartiene anche a me, voglio dire, a Virginia del Sud comunque mi avranno seguito. Ancora,
Io una volta sono passato in via Cesare Beccaria, questa vittoria un po' mi appartiene, se permetti, un po', cioè, ancora, io avevo un ragazzo che abitava in via Cesare Beccaria, questa vittoria appartiene un po' anche a noi, pure se ci siamo lasciati, però comunque un po' anche noi ci abbiamo messo dal nostro. Ancora, ricordo a tutti che il primo stato ad abolirla fu il Granducato di Toscana nel 1786, quindi è una vittoria anche di Renzi, è inutile che ci si prenda in giro. A seguire, Renzi qua, mentre discute con Beccaria la riforma della pena capitale in Virginia, abbiamo una diapositiva per, appunto, per rendere anche dal punto di vista delle immagini l'idea. E ancora, manca soltanto la firma del presidente e poi l'Ecuador sarà il primo stato del Sud America ad abolire la panna nella carbonara. Siamo il paese della sorellella, questa vittoria un po' ci appartiene. Ancora, e non vedete il lavoro che Italia Viva fa senza sbandierarlo a coordinare il team della sonda Perseverance, Cernobili, per esempio, e non te l'ha detto ancora. Andiamo avanti, prossimo punto. Numero 2. Ed eccolo qua, è stata una gran settimana per il segretario del PD Nicola Zingaretti, il lapsus che aspettavamo con tanto di pugno. Perché? Perché lui in un'intervista radiofonica a un certo punto ha detto questa frase qui, attenzione. Da questo noi ora dobbiamo promuovere concentrandoci sul rilancio del PC. Concentrarci sul rilancio del PC, ha detto Nicola Zingaretti. In che senso? In tanti appunto, ma in che senso? Prego, arriva la Santa Anchea che dice... Noi ora dobbiamo concentrarci sul rilancio del PC, lapsus rivelatore di cui non c'era bisogno. Ma rivelatore di che? Di che? Santa Anchea, di che? E Andrea Vecchia, il lapsus di Zingaretti, dobbiamo concentrarci sul rilancio del PC per dire una cosa sensata, doveva sbagliare. E comunque ha detto una cosa che all'improvviso ha motivato un po' di elettorato. E qua il tweet è incriminato, ne abbiamo parlato prima, in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro. Hai portato tu, Barbara D'Urso, la voce della politica vicino alle persone. Ce n'è bisogno 7.262 commenti nel momento in cui abbiamo preso questo tweet. Ma che t'hanno creato l'account, Nico? Cioè subito la gente, in questo tweet abbiamo cominciato a condividercelo un po' in tanti, è arrivato sui telefonini di tutti. Lei è a pranzo con Morisi e inavvertitamente ha lasciato il telefono sul tavolo incustodito. Dica la verità, perché altrimenti non si spiega ancora. Ecco qua, una rara immagine di Barbara D'Urso mentre porta la voce della politica vicino alle persone. Qua ricorderete, mentre pregava insieme a Salvini. Ancora, mi raccomando, adesso uniti a difesa della Puper Secchione, che è l'Italia, l'Europa, l'ONU che ce lo chiedono. Ecco chi era Marco Caltagirone, era Zingaretti, basta, aver finalmente svelato uno dei tanti misteri di questo paese. E qua, ecco qua, maestro del proletariato, anche l'iconografia cambia, la propaganda, ecco qua, Barbara D'Urso, eccola qua, col cuore, pessimi, non abbiamo capito, per comprendere dobbiamo unire le frasi di Zingaretti, quindi diventa ripartiamo dal PC con Barbara D'Urso, insieme magari alla fine all'improvviso acquista senso. E andiamo avanti al prossimo punto di classifica. Numero uno è un video, è questo video qua, che però è molto bello, sono quelle cose che succedono solo sul web. E questo è quanto. Grazie. Allora noi vi ringraziamo, siamo andati lunghi ma era motivata la cosa per questa puntata. No, va, ci rifaremo alla prossima. Cominciamo con gli applausi, la propaganda nostra, Roberto, Gabriele, Fabio, Daniele, tutti gli altri musicisti che sono eseguiti prima con Mac. Ringraziamo Michele Serra, Francesca Artibani, Giorgio Girometti, Costanzo e Paolo, Francesca, Marco. E noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, ci salutiamo con l'ultimo capolavoro da Genio Maccox, grazie.
grazie a tutti.